Federica Cardone, grazie Federica. I believe can fly. I believe can fly. Io credevo, io pensavo di poter volare. È un po', mi sembra, il film di ieri sera, perché pensavamo tutti di poter volare al Maradona e invece non solo non siamo riusciti a volare, ma siamo sprofondati nella depressione, calcisticamente parlando. Tu non eri muto stanotte, mi confessavi che ogni tanto ti svegliavi e dici: ma com'è possibile, è vero o no? È vero, ma tuttora adesso, perché analizzando un po', perché il filmato ce l'ho in testa proprio, a vedere certe facce, certi movimenti, una rabbia incredibile, perché mi domandavo, ma com'è possibile in una gara decisiva, dove se si gioca una stagione così importante, dopo tanti sforzi e sacrifici che da parte loro, tutti quanti noi siamo stati contenti, li abbiamo sannate per certi versi, perché giustamente ci hanno fatto ricredere, hanno tirato su tutto un ambiente che alla fine sembrava che fosse tutto fatto. In altri tempi, Gine, che la partita era già messa a posto sotto i sottopassaggi, dicendo: caro Gine, oggi noi ci giochiamo la vita, tu che ti devi giocare? Niente, perciò... lasciamo perdere. Lo so, hai ragione. Sono altri tempi, lasciamo perdere. Questo io ti capisco. Sono episodi che ti girano e allora uno ci vengono in mente tante cose. Non solo cose. Gli episodi girano. Non parliamo il resto. Io mi sono uscito da 3-4 volte. Io ci piace su Nisci che stamattina, perché ogni tanto ripensavo, pensavo a Modugno, poi pensavo a Francesco Modugno, che chissà che cosa. Perché qualcosa dovremmo chiarire, capire. Intercettare quello che ci dirà Ciro Venerato sul futuro, si parla della panchina nuova, vedi, stanno già alla porta. Io avrei messo alla porta altre persone stasera, invece noi accogliamo i nostri amici alla porta. Ultima puntata da non perdere, Go Show, il salotto che ama il Napoli sempre. Grazie. Pensavamo di aprire diversamente questa puntata con Lustrini, Payet, musica della Champions, la musichetta, colorati più che mai. L'animo è quello che è, insomma, sportivamente parlando è triste, ma per fortuna abbiamo i colori e le paillette della nostra Fortuna. Autiero, buonasera, il nostro tecnico, Fortuna, Gino, grazie. Buonasera a tutti. Almeno due Lustrini l'hai messi. Un po' di luce, un po' di colore. E comunque, non siamo andati in Champions, ma giocheremo in Europa League, ma la nostra squadra qui a Go Show resta una squadra Champions. Ciro Venerato. Buonasera. Il capitano Beppe Bruscolotti. Buonasera. Buonasera. Pierpaolo Pedino. Francesco Modugno. Buonasera, ben trovati. E avremo nel corso della puntata ospiti che si avvicenderanno, due ospiti musicali, non voglio anticipare niente. Cialaga, un nuovo champion. Grazie Cialaga. Susi Perapì. Buonasera Susi. Ma è previsto un sondaggio stasera? Ciao. Assolutamente, lanciamo direttamente il sondaggio. Lo vogliamo, possiamo lanciare subito. Subito, inizio puntata. Lanciamo il Napoli appunto è fuori dalla Champions. Ma chi è che ha maggiori responsabilità? L'allenatore, la squadra o la società? Mamma mia, questo è proprio difficile, eh? Qua è veramente, non lo so come ne usciremo e se ne usciremo. Mi pare di capire, voglio anticipare, che avremo un blocco in più stasera, quindi la puntata si protrarrà per 20 minuti, non finiremo. Già ci sarà faccio gli scarpe, però io lo dico subito. C'è una poltrona. No, punta, perché starà all'imbiete fino alle 11:23:20. C'è una poltrona per la poltrona di Gargiulo che non c'è stasera. Gargiulo, è in collegamento Gargiulo stasera, quindi ce l'avremo in collegamento, mi dispiace per gli aficionados di Gargiulo, per le fans di Gargiulo. Gli è scappata la zebra. Gli è scappata la zebra, non ci sono episodi da zebra. È vero, ha già andato. No, forse ieri, forse l'ultimo, quello su Mertens, ma insomma vogliamo considerarlo. E poi, non, voglio dire, se hanno dato il rigore a Quadrado o no? Allora, vabbè, se hanno dato il rigore a Quadrado, allora, puoi dare sempre. È sempre un fatto di metodi di valutazione, non mi sembra un rigore ciclopico considerate anche le differenze stazze. Però visti i rigori che in Italia si sono dati, buon ultimo si fa per dire, buono quello dato vergognosamente a Quadrato, io ti dico quello di Mertens non è il rigore, è un rigorone, cioè dipende sempre dal discorso, in proporzione. Però sai, a volte dipende anche dalle aree, capito? Ci sono delle aree dove si vede meglio, c'è più luce, aree dai colori delle magliette, dipende proprio dai colori, ma il riflesso. Non affondiamo subito, perché l'analisi è molto ampia stasera, dovremo
veramente analizzare, scandagliare, dettagliare quello che è successo non solo ieri ma dal 27 gennaio, questo giorno di ritorno, la fatal Verona, perché purtroppo Verona si rivela fatale, 24, non solo per il Milan, ma anche per il, perché il Milan insomma qualcosa di Verona conosce, sa, ma anche per il 24 gennaio, hai fatto bene a correre, per il 24 gennaio si è aperto questo, come dire, questa crisi matrimoniale, tra virgolette, tra Gattuso e De Laurentiis, e ieri sera si è chiusa proprio la partita con il tweet del presidente. Come ho sempre detto. Come hai sempre detto. Un quarto dura. Ma scusa, Francesco, tu che eri al Maradona, io mi viene sempre dice Lucio Ambao. Al Maradona, ma De Laurentiis c'è, perché ho visto Edo in tribuna, c'era, ma il presidente c'era, ma era negli spogliatoi. C'era come già da un po', però vede la partita in un monitor di servizio. Scaramanzia. In dei spogliatoi. Nello spogliatoio, sì. Quindi, sì, come già da un po', a dire la verità. C'era una volta così perché faceva freddo, forse la partita se la ricorda Francesco. E il Napoli vinse, e da allora altre volte va al Maradona, la segue dal monitor. Quindi subito dopo poi ha fatto il tweet dove, diciamo, ma la verità, perché l'ha incontrato, ha licenziato, no? Gattuso via social. Sì, ma l'ha incontrato, glielo diceva. L'ha incontrato, sì, ha incontrato la squadra dopo, ha detto anche delle parole di, tra virgolette, conforto, quindi magari gliel'ha detto a voce. Però posso dire una cosa? Sì, sì, no, non lo so. Tu si vedi là, c'è la ricere. Io dico pare, perché leggo da autorevoli quotidiani di colleghi che hanno portato addirittura un virgolettato delle affermazioni che De Laurentiis avrebbe fatto. L'ho letto anche io, perciò non ero presente, quindi però, scusa, lui è cito una fuga. Da quello che mi risulta, io ho sempre il grande rispetto dei colleghi. Io riporto. Però c'è stata un'atmosfera molto mesta e molto silenziosa. Ma si sono incrociati, dico, tutti e due. C'è stato un momento nel corridoio. Non so, lui è andato negli spogliatoi. Non ti sono incazzato nemmeno a fine gara. A dire che abbiamo io so combinato. Che c'era un clima. Perché non ti sei mosso? Perché tu non hai corso? Perché eri stravolto? Da quello che ho capito era una rabbia silenziosa, molto silenziosa. Cioè, di solito in questi casi si sente. Non lo so, a me non è mai capitato di perdere la Champions all'ultima partita. Non so come si provi, però l'atmosfera era molto chiaramente mesta, di grande tristezza, di consapevolezza di aver perso un traguardo importante che vale prestigio, vale soldi, e c'era molto silenzio. E vale anche molto eccessione. C'era, diciamo, molto silenzio. Quindi non l'ha sussurrata la frase il calcio è come la vita, bisogna andare avanti. Ah sì, questa l'abbiamo letta, il calcio è come io la vita. Io l'ho letta, la riporto che l'ho letta. Non... Quindi tu non l'hai sentita. L'avrà sentita solo il Ciro. Prego, c'è la Ciro che voleva aggiungere una cosa. Allora, il tweet è un falso problema, la tempistica, poteva farlo oggi piuttosto che ieri. Questa è questione di forma, la sostanza è un'altra. È che Gattuso e De Laurentiis, come dico da febbraio, questo salotto, si sono già detti tutto. Anche troppo, a febbraio. Ci sono detto, e da allora, tweet, non tweet, chiacchiere, il rapporto è sostanzialmente finito, come mi sono più volte affrettato a dire, a ripetere, sgolandomi. Poi c'è stata qualche ricostruzione romantica di qualche collega che sperava nel finale romantico, nella riappacificazione, ma il rapporto tra i due a febbraio è finito, il rapporto umano e professionale. Quello umano è finito a febbraio, quello professionale è finito ieri. Due professionisti, come ho sempre più volte detto, uno lavorava per portare il Napoli in Champions per la carriera, un altro lavorava per portarlo in Champions per il fatturato. E quindi non è che quel tweet ha creato problemi a Gattuso, sgomè. Si può discutere sulla tempistica, ma potevi farlo anche oggi. Vabbè, ma certo. Però diciamo che è un modo originale, però la Roma, voglio dire originale, posso però dire la prima volta che assistiamo a un licenziamento via social. Però posso dire una cosa, non è un licenziamento, dire, perché lui è in scadenza di contratto. Ieri ha ufficializzato. Tu lo sai che sono sempre molto polemico, sì. Però la Roma ha licenziato l'allenatore praticamente ha cambiato in corso, annunciando il nuovo allenatore ha cambiato in corso. Non credo che la Roma
si sia distinta nei confronti di Mourinho poteva annunciarlo anche oggi. Certo. Visto che Fonseca è un galantuomo. Io sono rimasto molto male. Aspetta, c'è la fortuna per quello che per Fonseca, che c'era, oltre che un ottimo allenatore. Con quel tweet, in effetti, poi lo ha licenziato con quelle righe. Secondo me è la conseguenza e la fotografia di quella che è stata la stagione calcistica, perché è finito come un film horror sia il rapporto De Laurentiis Gattuso e sia quello che è, insomma, stato il finale di stagione. Va bene, però sì, volevi dire qualcosa? No, rispondevo. Poi abbiamo la scheda. Tu sai che io ho un rapporto con il produttore, noi abbiamo un altro programma, facciamo. Sì, un altro Gattuso il giocatore. Dovrei sottolineare che mentre noi qua giustamente ci stiamo un pochettino arrovellando, c'è qualcuno che festeggia. Che invece festeggia. E allora chi è che festeggia? Ma per un Napoli che festeggia. Ma finalmente. Un Napoli che finalmente non festeggia, un Napoli maschile che si deprime, c'è un Napoli femminile che festeggia la salvezza, il calcio Napoli femminile di Lello Carlino è collegato con noi, con Gargiulo. Gargiulo. Anna Maria Baccaro, poi ci presenterete gli altri ospiti. Allora. Non penso che ci sentano, c'è l'allenatore del Napoli femminile, il direttore generale Crisano, Anna Maria Baccaro e l'avvocato Gargiulo, ma stanno amabilmente conversando, non ci sentono, quindi allora, secondo me possiamo anche tornare in studio. E allora ci hanno fatto un collegamento che invece no, è solo immagine, è solo avanguardia, immagine. Ringraziamo Emilio Villano che ci ha detto che era pronto il collega. Ce li voleva far vedere. Mi sa che sono pronti, Anna Maria, pronti. Eccola. Ci sentite? No, non ci sentite. No, non ci sentite. Allora, non c'è il ritorno. Andiamo, allora, Se vuoi vedere la scheda, ce l'ho. Vediamo la scheda. L'ho fatta. Allora, torniamo alla serataccia di ieri. È una scheda che riassume un attimo perché succede, dal mio punto di vista, che cosa è successo, la genesi di quello che è successo ieri. E naturalmente, alla fine della scheda, c'è il nome di quello che sarà, con moltissima probabilità, il nuovo allenatore del Napoli, perché poi parleremo anche dopo Gattuso, noi dobbiamo già pensare in portoghese. Teniamo una puntata sana, teniamo una puntata e mezza per parlare di tutto e anche di Conceição, di questo nome che ormai sembra quello, il nome che è uscito alle 14, questo è insomma l'orario, no? 14:30, l'hai messo già nella scheda, vedete che è una scheda al dente, la scheda di Pierpaolo Pettino. L'omicidio collettivo del Napoli contro il Verona ha radici profonde, lo schianto della squadra nell'ultima curva è figlia dello psicodramma in cui l'intero ambiente è sprofondato da diversi mesi. Un ambiente che, diciamolo chiaramente, non merita e non ha alcun motivo per partecipare alla competizione europea di maggior prestigio. Il Napoli, club di modeste dimensioni e di altrettanto modeste ambizioni dichiarate, finisce quinto a un punto da Juventus e Milan ed approda all'Europa League. Gattuso, che ha avuto il merito di guidare una straordinaria cavalcata nel girone di ritorno, dopo essere stato messo alla porta anzitempo dalla società e alla gogna da un ambiente che non l'ha mai amato, sbaglia l'ultima formazione. O meglio, conferma uomini che in altre circostanze avevano dato un contributo importante alla causa, ma che contro gli scaligeri si sono sciolti come neve al sole. Più che un dramma, un'isteria collettiva, giunta ad immaginare che il Verona dovesse, chissà per quale motivo, ricoprire il ruolo di agnello sacrificale. Certo, da una squadra che fa 3 punti in 10 partite forse ti aspetti meno animosità, ma come si fa a pretendere che non si sarebbero giocati la partita? Il Napoli era ed è stato artefice del suo destino, un destino in cui gli errori vanno distribuiti tra tutti, società, squadra e ambiente. Un contesto nel quale sono più quelli che hanno giocato a demolire che quelli che hanno provato a tenere in piedi la casa. Un ambiente invelenito nel momento più delicato, quando occorreva serenità e magari sostegno per l'allenatore. Gattuso, per quanto non infallibile e non scevro da colpe, è stato impeccabile professionalmente e umanamente. Ha attraversato la tragedia di un grave lutto familiare, la malattia personale, con dignità e forza. Non ha mai fatto mancare una squadra di ammutinati il proprio esempio, che è servito. Visto che il manipolo di rivoltosi, capaci di schierarsi contro presidente e allenatore, ai tempi di Ancelotti, ha fatto invece quadrato intorno al tecnico. Gattuso ha sbagliato nell'ultima di campionato a tenere in campo Bakayoko, ma con la sua logica lo ha difeso. Ha sbagliato a preferire Lozano Napolitano, ma il messicano ormai è una sua creatura, rinata dalle ceneri. Ha perso il controllo della vettura nell'ultima curva, ma di olio sull'asfalto ce n'era da tempo, almeno quanto il veleno. Distillato nel tweet in cui De Laurentiis ha licenziato l'allenatore prima ancora che potesse fare l'ultima doccia al Maradona. Il futuro è il faccione tondo di Sergio Conceição, portoghese, ex giocatore della Lazio e attuale allenatore del Porto. Stava andando in Inghilterra con i buoni uffici di Jorge Mendes, poi lo ha intercettato De Laurentiis. Buon divertimento a tutti.
quando vanno di là. Bravo, bellissimo, bravo. Il finale Buon Divertimento è leggermente legato al soprannome del nuovo possibile ipotetico allenatore del Napoli. Non me ne voglia, ma ricordo che da calciatore era soprannominato Tristezza. E quindi praticamente... Però straordinario interprete, straordinario atleta e secondo me anche ottimo allenatore. Ricordiamo gli ultimi 4 campionati alla guida del Porto, 2 volte primo e 2 volte secondo come quest'anno. Quindi possiamo dare, non per scontato, perché nella vita calcistica nulla è scontato, fine dopodomani, arriva dopodomani. Siamo con un sorriso che al Porto terzi non hanno mai fatto. Nell'asso del Porto terzi non sono mai arrivati. Non sono mai arrivati, quindi. Vedi, sei cattivo, perché io provo a creare un humus favorevole e tu mi distruggi. Una battuta sentiamo Ciro che ha le sue fonti, fonti Mendes, fonti portoghesi. Tutto nasce ovviamente dalla maledetta serata di ieri. Certo. Allora, il Napoli molto... Scusa Ciro, ti interrompo. Non sarebbe cambiato nulla se il Napoli si fosse qualificato. Forse l'allenatore. Per Gattuso. Quindi voglio... È da febbraio che lo dico, quindi diciamo non voglio che più ci ha perso Gattuso, che forse con una qualificazione poteva avere un potere contrattuale. Se Napoli avesse vinto lo scudetto con 30 punti sulla seconda, non sarebbe comunque rimasto. Vabbè, quindi il discorso lì non si pone. A febbraio è finita la storia. Allora, il discorso è un altro. In Champions, probabilmente, giovedì, il Napoli avrebbe annunciato molto probabilmente Massimiliano Allegri. Perché giovedì? Perché il Real Madrid mercoledì decide il nuovo allenatore, perché Zidane dovrebbe comunque andare via, e non appena così il Real decide l'allenatore, e probabilmente forse non sarà Allegri, giovedì il Napoli annunciava Allegri, che aveva già definito. Viceversa, giovedì avrebbe annunciato Spalletti, se invece Allegri fosse andato al Real. Era questa la scelta, senza troppi giri di parole. Che è successo? È successo che giovedì-venerdì Mendes, che sente spesso ovviamente De Laurentiis, sente spesso lo Tito, sente spesso la Juve, sono società con le quali lui collabora, no? Juve, Napoli e Lazio sono molto vicini a Mendes, questo è notorio, ha più volte proposto alla Lazio e al Napoli il nome di Conceição. Lo Tito evidentemente ha altre idee, probabilmente prenderà Gattuso se rompe con Inzaghi. De Laurentiis l'aveva valutato a maggior ragione dopo che ha eliminato la Juve per un piano B. Certo. Domenica, dopo quello che è successo, ha capito che non era più possibile pianificare un futuro con Allegri e Spalletti, che sarebbe venuti sia a Napoli, ma con una squadra che lottasse per lo scudetto. Forse Spalletti, non lo so. Spalletti accettava. Spalletti accettava anche l'Europa League. Voleva comunque. Sì, ma voleva un Napoli competitivo. Certo. Quindi, cosa che in questo momento non credo che De Laurentiis possa garantire. Magari sarà così. Certo. E quindi a quel punto ha chiamato Mendes e stamattina so che si sono praticamente sentiti. E lui stasera, in questo momento in cui stiamo andando in onda, dirà per correttezza al presidente del Porto, che ritiene ormai chiusa la sua esperienza lusitana, domani prepararmi i bagagli. Mi dicono che mercoledì potrebbe essere il giorno giusto per farlo arrivare nella capitale, probabilmente andrà alla Filmauro. Mendes ha già un accordo con De Laurentiis per un biennale, mi dicono, da 5,5 lordi. E poi ovviamente bisogna discutere delle clausole. Ti fermo perché torniamo, devo andare un attimo in pubblicità. Questa è l'attualità. Certo, questa è l'attualità, poi io sentirei anche gli altri, insomma, perché ormai sembra questo il nome, però fatemi andare un attimo in pubblicità, poi rientriamo e abbiamo il collegamento con gli amici del Calcio Napoli femminile, con Anna Maria Baccaro. Ci vediamo fra 2 minuti, suggerimenti commerciali. Eccoci qua, rientrati in studio. Lui sì, che è un artista champions della nostra terra, Gigi Finizio. Ci vuole l'inchino. Gigi. Ti è piaciuta questa champions? Va bene, non te l'hanno mai detto, dai, è una missione sportiva. Ma non mi hanno neanche mai dato il trono. No, perché questa sera... No, perché dici, ma la verità, ci stanno artisti Coppa Italia, artisti Supercoppa, artisti Europa League. Tu sei un artista champions. Però non è detto una bugia. Il trono gliel'hanno dato. Sì, è andato il tuo pubblico te l'ha dato. Questo sì. Per dare merito al pubblico, sì. Allora devo dire di sì. Da tanti anni, perché non è che insomma dici vabbè adesso, sai,
Insomma, noi ci conosciamo da una vita, insomma, anni 80, 85. Sì, sì, sì. Qui quanti anni sono? La carriera? Io sono vivo artisticamente. Ufficialmente sono più di 40 anni. 40 anni. Anche sono il giovane più vecchio di Napoli. Bellissimo. Vai bene. Vai, bravo. Allora, sarà con noi per un po', insomma, di questa puntata. Io prima ho annunciato il collegamento con il Napoli femminile con Anna Maria Baccaro, perché dicevamo, per un Napoli che purtroppo è triste, un Napoli che festeggia la salvezza grazie al pareggio ottenuto con la Roma. Buonasera Anna Maria! Buonasera a tutti! Ciao a tutti, che piacere essere qui con voi, anche se non vicina, ma sono qui dalla villa del presidente Lello Carlino, con me Nicola Crisano, il direttore generale, il mister Alessandro Pistolesi. Buonasera. E poi Giuseppe Gargiulo, che ve l'ho rubato, ve l'ho rapito ed è qui con me. Bene, sì, Gargiulo. Insomma, Nicola Crisano, il mister Pistolesi tra gli artefici di questa salvezza e di questo girone di ritorno in rimonta. Quindi abbiamo la fortuna di averli qui insieme. Nicola, parto da te. Da dove è nata questa rivoluzione? Ma da dove è nata? È nata praticamente quando abbiamo capito a un certo punto che le cose realmente le abbiamo portate avanti finché potevamo sul lavoro fatto prima dal mister precedente, e poi abbiamo capito che era il momento di cambiare. Forse abbiamo qualche colpa un po' in ritardo, però poi abbiamo avuto la fortuna di centrare l'allenatore, condiviso con me, con il direttore tecnico Panza e con il presidente Carlino. Abbiamo scelto mister Pistolesi, che oggi ci sta facendo gioire, siamo una grande festa giù, perciò scusatemi il cappello, ma è dettato da, c'è una ragazza giù che sta facendo questi cappelli personalizzati. Siamo felici, ringraziamo il nostro padre Pio, perché per me è padre Pio che ha fatto questo miracolo. Insomma, padre Pio, come è stato arrivare in una situazione non semplice, no? Dell'inizio del campionato di Serie A femminile, riportare entusiasmo nello spogliatoio e poi vedere il risultato arrivare, proprio un finale thrilling di stagione, no? No, hai già detto tutto, era lì, la cosa più importante era arrivare a Napoli e far prendere coscienza e consapevolezza alle ragazze che c'era la possibilità di arrivare a questo, a ciò che stiamo facendo stasera. Siamo stati bravi, anche fortunati, perché le ragazze hanno lavorato forte, ci hanno creduto e alla fine abbiamo raggiunto quello che ci siamo meritati, secondo me, per i valori e per l'impegno e per il lavoro che abbiamo fatto. Beh, assolutamente sì, comunque risultato che non era scontato, ma che è arrivato, quindi appunto come dicevi tu Gino, per un Napoli che è triste c'è un Napoli che comunque in parte gioisce e può festeggiare. Poi ma volevi dire qualcosa all'avvocato? Sì, Gargiulo, vorrei sentire Gargiulo un attimo, una battuta da Gargiulo che stasera ci manca qui in studio, poi lui insomma segue molto il Napoli femminile. Sento la tua mancanza. Salve Gino. Un saluto anche agli ospiti, figuratevi. Devo dire che sono stato cooptato piacevolmente nella villa di Carlino e devo dire che praticamente abbiamo chiuso proprio col botto, il caso di dire, sia con la trasmissione che praticamente con la Carpisa femminile. Un progetto che ne abbiamo parlato durante l'anno, era partito sicuramente per dare entusiasmo come l'ha dato a tutti i tifosi e sono molti di questa squadra. Poi la svolta praticamente di quasi metà campionato. E alla fine devo dire che forse ero uno dei pochi a crederci, me lo tengo per me, ma adesso l'ho detto. Ma comunque mi ha fatto piacere restare qua, stare qua stasera e speriamo di rivederci a breve tutti e buona trasmissione. Va bene, ci ritroviamo dopo, speriamo di trovare il Presidente. Quindi nel frattempo che è iniziato a piovere, quindi ci vediamo dopo. Dopo ci vediamo col Presidente Carlino. È qui, è pronto. Ah, va bene, allora ce lo prenotiamo per il prossimo collegamento. A dopo, grazie Anna Maria, grazie. Dunque. Posso dire collegare, avendo visto Napoli-Roma femminile, avendo visto Napoli-Verona maschile, se si fossero scambiati diciamo la determinazione con la quale sono scesi in campo, quello che è successo ieri non sarebbe successo al Maradona. No, ma c'era, hanno giocato in una maniera straordinaria le ragazze del Napoli femminile contro un avversario infinitamente più forte, giocandosi una stagione in 90 minuti. Con un rigore parato al 94esimo dal portiere napoletano, quindi vuol dire che è colombiana. Torniamo, ho visto la partita su Sky, l'ho visto. Torniamo al Maradona. Allora, adesso bisogna dire avvolgere il nastro. Non è facile. Comincio da Francesco. Io da casa, tu stavi là in campo,
Stavi vicino all'incazzoso, stavi lato Juric tu. Hai visto incazzoso assai sto Juric, perché veramente l'ho visto. Vabbè, l'hanno fatto incazzare. Allora io ho visto da casa, già all'ingresso in campo, ho notato, si palpava questo nervosismo facciale, somatico. Cioè l'espressione non era tranquilla. Io proprio ho notato il primo piano di Insigne, il capitano, e mi sembrava particolarmente teso. E a seguire gli altri, perfino Gattuso, che solitamente prima della partita è molto più, è vero, elastico, stava tutto ma che è successo? Perché qua forse bisogna fare l'analisi della settimana. Siamo arrivati a questa partita, non lo so, strani. Qui c'è il capitano che ne ha fatte più di tutti di battaglie sportive. Ci sono partite che si giocano in campo e spesso ci sono partite che si giocano nello spogliatoio. E il Napoli ieri l'ha pareggiata probabilmente nello spogliatoio, e non escludo che l'abbia pareggiata magari durante la settimana, ecco, con una gestione nella quale evidentemente fai di tutto per arrivarci nel migliore dei modi da un punto di vista psicoatletico, ma il peso della partita, le pressioni, la tensione, le aspettative possono magari farti un brutto scherzo. Ieri c'era una squadra tesa, nervosa, tanti gli errori di carattere individuale. Non mi hai risposto. Hai notato anche tu, perché tu sei sempre, sai, questa tensione, io l'ho avvertita da casa. La tensione c'era, però poi soltanto durante la partita puoi capire se è una tensione positiva, sì, sana, o se è una tensione negativa. Però non l'ho vista negativa. A Firenze, che era la curva più pericolosa, diciamo la verità, il Napoli ieri ha sbandato sul rettilineo, era difficile perché la curva pericolosa era a Firenze, e non l'ho vista questa tensione, ripeto, c'era somatica una tensione positiva. La tensione può essere positiva, ma lo scopi soltanto in campo, può essere quella positiva, quella sana, o può essere quella che ti frena, ti limita, ti blocca, ti fa venire il classico braccino. Volessimo fare un paragone col basket, ieri abbiamo visto errori individuali da chi solitamente a pulizia, a qualità nella gestione del pallone. Abbiamo visto una squadra che ha faticato talvolta ad uscire, che ha sofferto la pressione alla gamba del Verona, eppure le motivazioni del Napoli, classifica alla mano, dovevano essere sicuramente superiori. Il Verona ha fatto la sua partita, io non so quanto il Napoli sia stato eventualmente anche sorpreso da questo. Ma sai, oggi non puoi aspettarti che nessuno ti regali più nulla. C'è un aspetto, perché le partite, cioè Juventus Inter è una. Scusate, poi voi c'è il capitano tutto, perché da leader. No, scusami un attimo, no, per chiudere, perché magari sorpreso dall'aver trovato una squadra con grande energia che ha riattaccato la spina che legittimamente bisogna fare i complimenti al Verona, a Juric. Ha fatto la sua partita, è stato sempre dentro la partita, c'è stato con la testa. Spesso, sai, si può assistere magari al risultato acquisito, ad un finale di stagione leggero. Ieri invece il Verona ha fatto la domanda la sua che partita. Ieri ha posto in maniera corretta Massimo Ugolini, a cui ovviamente Giorgio l'ho fatto anche scrisso, lo faccio anche oggi, esprimo totale solidarietà, oltre che immutata stima e antica amicizia, era assolutamente legittima. Cioè, la risposta di Juric, che è un cafone, è veramente un cafone, è un grande allenatore, un ottimo allenatore, ma un cafone, era legittima per un motivo. Questa determinazione che abbiamo elogiato, perché sono d'accordo che così come in Inghilterra ci insegna, bisogna sempre dare tutto in campo, cosa che in Italia non è abituato a fare, non l'ha avuta il Verona dopo la salvezza, perché se è vero o non è vero, a Crotone proprio Juric bocciò la prestazione della sua squadra dicendo abbiamo staccato la spina. Ho visto la gara in replica, perché ero qui lunedì scorso, su Sky di Verona-Sampdoria, che era un posticipo 2-2, e devo dire che non ho visto la stessa determinazione, aggressività, cattiveria, né mi sembra, leggendo le cronache, di averla trovata nelle altre 7-8 precedenti gare. Ieri, clamorosamente, il Verona ha fatto la partita della vita. Questo è, ecco perché secondo me la domanda di Ugolini ha toccato forse un nervo scoperto, perché una reazione del genere, che ripeto, una reazione da cialtrone, e quindi non ci sono altri termini per quello che ha detto, è una domanda assolutamente lecita del collega e giustificata da ciò che non si è visto nelle 8 precedenti gare, testimoniate dai numeri e dalle prestazioni. Cioè, sentiamo Francesco. Poi che il Napoli
abbia fatto ridere che il Napoli abbia giocato una partita pessima, preparata, mi dispiace dirlo, anche male, perché anche la formazione non mi ha convinto, quindi sono sempre onesto, è un altro discorso. Poi è un'altra cosa. Prego, Francesco, poi invece del capitano. No, io ero, eravamo insieme, io e Ugolini, il mio collega, e la domanda che assolutamente non era provocatoria, non era tendenziosa. Era giornalistica. Nasceva da un'analisi statistica. Il Verona aveva fatto 3 punti nelle ultime 8, una sola vittoria nelle ultime 12. Perso a Crotone. Il peggior rendimento negli ultimi 5 anni come striscia negativa. Soltanto il Parma ha fatto peggio in questo finale di... Però gli stai andando a dire che ha fatto qualcosa. Invece la domanda del collega voleva esaltarne la capacità di Juric di aver ritrovato la capacità di trasferire a questa squadra energia, voglia, motivazioni, ma quello che nelle ultime partite, ma non per mancanza di volontà, non si era visto perché almeno quello diceva il risultato. Giulio Andreotti, sull'argomento forse facciamo girare sempre ragione, perché non è, cioè, okay. Io non sono d'accordo. Aspetto il capitano, ma io ho da dire. Tu non la mia sei scuola. D'accordo, cioè non ti è piaciuta questa proposta? Io, le domande sono tutte legittime. Certo. Domandare è lecito e rispondere con la forma. No, però aspetto il capitano. Aspetta il capitano, poi si dirà anche fortuna. Allora, capitano. Io ho detto, fammi dire la domanda, tipo, secondo me la mia sensazione è che ieri abbiamo avuto la conferma che in questa squadra manchi un leader. La verità è che ieri si sentiva più che mai la necessità del leader. Chi Chessi è il leader? Non ce l'hai. Il leader non ce l'hai. Non ce l'hai. Il Milan ce l'ha. No, aspetta. Di leader proprio, non solo a livello tecnico, a livello caratteriale. Sì, a livello caratteriale. Gente che c'ha gli attributi. Il Napoli non li ha, allora sempre dei. Se non parli il capitano, da un anno che lo dico. Ciro, volevo concludere. Il che significa che può essere anche un team manager che a quel punto prende la situazione dalla panchina. Cioè là ci voleva quello che prende in mano la squadra. Serve uno in campo. Ragazzi. Il Milan senza Ibra ha trovato Chessi, che è un altro che ha gli attributi. Il Napoli, l'ho sempre detto, anche è una squadra tecnicamente eccelsa, forse tecnicamente, però nel calcio non si vince solo con la tecnica, si vince anche con le palle. Però siccome non lo troviamo da anni, perché non mi dite che Amsic è un leader, ma neanche con Amsic. Infatti allora, Napoli a questo punto, una mazza per questo. Però fa morire, se non riusciamo a trovarlo in campo, cerchiamo di trovarlo almeno negli spogliatoi, in panchina. Cioè quello che è mancato ieri è quello che a un certo punto prende, ma quello che era il Franco Baresi, quello che era il Peppe Bruscol, prende in mano la squadra, dice, guagliù, castamma scende fuori dalla Champions, la Juventus sta vincendo 3-0, chi è successo? Ciro, perdonami, scusami, buonasera a tutti, innanzitutto, ti volevo fare una... Fammelo dire, questo è Scognamiglio che abita al terzo piano, il signor Scognamiglio che bello, in un intervento, lo spiegando a Gigi Finizzi, capite, tras uno, un condomine, bello e buono, entra il condomine e dice la sua. No, Gino, solo per dirvi che visto che questa sera è l'ultima puntata, teneva ad esserci con lui a farci i suoi saluti anche Gigi Ermetto, il direttore di più e regalino di te. Ciao Gigi. Saluto ciao, Gigi. Ciao Gigi. Ciao Gigi. Buonasera a tutti. Ciao. Posso... Gigi, ma tu assomigli a Pierpaolo Marini, sei diventato... Sei più bello, Gigi, non è vero. Un po' così. Sei più bello di Pierpaolo. Merito tanto. Sei più bello di Pierpaolo, non è vero, Soccino, Gigi. E ti facciamo anche parlare, pensa un po'. Prego, Gigi. No, volevamo ringraziarvi naturalmente per questa stagione. Grazie Gino, grazie tanti amici in studio, uno su tutti Ciro, ma anche Francesco, Paolo, grazie davvero per questa stagione bellissima, lunga, insieme. Naturalmente grazie da parte dei nostri editori Paola Rossi e Massimo Abbate. Ci tenevo a dire una cosa, e questo lo dicono gli ascolti, noi quest'anno ci confermiamo in zona Champions, quindi il nostro grazie a tutti i nostri telespettatori e grazie anche a voi naturalmente. Grazie a te Gigi, saluti agli editori, sperando di riabbracciarci presto. Questo è un salotto vincente. Questo è un salotto vincente. Appunto. Allora, a proposito di vincenti, prego Peppe, io ti ho lanciato l'assist. Ma hai lanciato? E quello bisogna pensarci, per l'esperienza di quest'anno è chiaro che bisogna pensarci. Napoli deve prendere assolutamente un giocatore che rappresenti un po' la squadra in campo, e quindi è una guida importante, perché ogni squadra deve avere. Ci sono momenti come ieri, se c'hai un giocatore di quei livelli sicuramente vediamo un Napoli diverso. Però la cosa strana che io vedo,
perché dopo mi sono meravigliato. Se vedi una squadra che non è motivata e gioca in quel modo, ma lì la rabbia ti deve venire fuori da tutte le parti, devi trovare un momento dove tu devi reagire, perché non puoi essere passivo per tutta la gara. Questo è il rammarico, che è la domanda che mi sono fatto io tutta la serata e tutta la notte pure, perché vedere uno scenario del genere. Ma poi francamente, signori, guardiamo pure quello che ha fatto l'allenatore, terzo portiere, i ragazzi primavera, altra gente che non è scesa in campo. Insomma, queste cose qua ti potevano pure far pensare qualcosa. C'era la disponibilità. Ma sì, che la disponibilità comunque c'era. Non è che devono fare, Gino? Non è che la palla possono mettere dentro loro. Quindi a un certo punto non c'è stata la reazione. Ma allora vuol dire, ma questa settimana cosa è successo? Ecco, cosa è successo? Ci sono stati già festeggiamenti? No. Pier Paolo, secondo te che cosa è successo? Io perciò aspettavo il capitano, perché io condivido quello che dice lui. Non entro sulla domanda di Massimo, perché io non commento il lavoro dei giornalisti, quindi mi può dispiacere che si vada sopra le righe, chiunque esso sia. Lo ha fatto Juric, quindi mi dispiace che l'abbia fatto. Mi dispiace che a bordo campo sia andato fuori le righe Gattuso nei confronti di Juric, che è l'allenatore della squadra ospite. Mi dispiace che Manolas si dolga del fatto che un avversario si stia giocando una partita. Però io sottolineo quello che dice il capitano. Juric a un certo punto, a metà del secondo tempo, cambia il portiere, secondo, mette il terzo portiere della sua rosa. Non perché sei infortunato il portiere, per scelta tecnica. Vabbè, ci può stare. La squadra che è scesa ieri in campo non era la rosa migliore del Verona. La verità è che il Verona ha giocato una partita... Toglie Kalinic, che è sempre e mette pericoloso. Lasagna che teneva in frigorifero. Ora, dico... No, la verità è che ieri il Verona ha giocato una partita neanche cattiva come la Fiorentina, che se ricordate la Fiorentina ha giocato una partita cattiva. Il Verona ha giocato una partita, diciamo così, onesta, ma sicuramente non una partita, diciamo, dove tu puoi... Ma poi perché imputare all'avversario che non se la deve giocare? Il Napoli ieri è stato artefice del suo destino, al contrario, perché il Napoli ieri in campo non ci è sceso mai. Quindi questo è il valore delle cose. La domanda a fine partita a Juric, secondo me fa, diciamo, inalberare Juric, perché tocca un nervo scoperto. Ma che ti deve dire? Ma se ho messo anche il terzo portiere in campo, ma che cosa mi state chiedendo? Sì, però questo non toglie, questa è la mia valutazione. Me, scusa, Pepa, è stato un po' scostumato. No, ma io ripeto... Ma non si risponde. Ma reagire in quella maniera è assolutamente scelto. Sgarbato, sguaiato. Ma sulla reazione... Ma figura, abbiamo la registrazione. Il personaggio è questo. Non è che stiamo non parlando dite che, di... insomma, potrebbe fare... Ma non è Ranieri, voglio dire. Gino, però in campo non ha fatto niente per aizzare, come ti devo dire. No, questo non anzi, c'era l'animosità. Io mi chiedo perché Gattuso sia stato zitto per tutta la partita. In questo, perché siamo andati a toccare l'avversario pure su queste situazioni, cose che non si devono fare. Aspetta, perché se tu vuoi una squadra più morbida, non è che puoi istigare componenti della squadra avversaria. Certo, no? Certo. Fortuna, secondo te, dove ha sbagliato ieri Gattuso? Innanzitutto la formazione. Per me innanzitutto la formazione iniziale, perché io Politano non l'avrei mai tolto, anche perché la gara è stata giocata dall'allenatore del Verona proprio su quella fascia dove Kolašević e Zaccagni ha tenuto bloccato tutto il tempo Di Lorenzo. Di Lorenzo ha sbagliato tantissimo. Di Lorenzo, quando è che dà il meglio? Dov'è che stiamo vedendo il Napoli molto propositivo sulla fascia destra? Quando gioca Di Lorenzo e quando gioca Politano, perché Politano entra dentro il campo e concede la possibilità della sovrapposizione di Di Lorenzo, cosa che non fa sempre Lozano. Lozano va servito nello spazio, Politano anche sui piedi, quindi Politano ti dà la possibilità di superare l'avversario. Io lo devi servire nello spazio, quello là, però ma anche Osimhen, lo stesso Osimhen, signori, ma tutti i lanci, tra virgolette, che sono arrivati, perché lui era sempre marcato. Ma perché era sempre marcato? Perché non si rispettavano i tempi. Io lancio Osimhen quando so che lui può andare a prendere quel lancio, quando vado a primare il movimento, ma non quando è marcato. Io quando è che riesco a costruire un'azione? Quando palleggio velocemente per togliermi il pressing avversario, per togliermi le scalate, le marcature del Verona, che lo conosciamo, ha un'aggressività a tutto campo. E poi, per rispondere anche alla domanda finale che ha fatto Ugolini,
E giustamente noi diciamo sempre che passare da off a on è complicato. Una squadra che si ferma tante partite difficilmente poi riprende il ritmo, difficilmente rialza l'interruttore. Il Verona lo ha fatto anche grazie al Napoli. E questo è un dato di fatto indubbio, sono veramente d'accordo, glielo ha permesso il Napoli. A proposito di marcature, io mi marco un attimo, mi marca Gigi Finizzi, che insomma è stata una ciliegina sulla torta di questa, ce lo marchiamo tutti, stagione di Gol Show, stasera. Perché chiude la nostra stagione, insomma, Gigi. Ma è allora, bello stare a casa tua, sai, questa piace? Atmosfera, esatto. Ogni tanto ve ne apro, comunque è così. Senti Gigi, ma tu l'hai vista la partita ieri sera? L'ho vista, però è come se non l'avessi vista. Ma che idea ti sei fatto tu del Napoli di quest'anno? Ma io veramente, io la vedo poco, una squadra con poco controllo, ognuno fa quello che pensa e fa, voglio dire, non vedo degli schemi precisi. Io ero affezionato a Sarri, ero affezionato a quel Napoli lì, amo il Napoli, rimango un tifoso e la mia squadra mi facesse accirere per il Napoli, però comunque secondo me c'è qualcosa che non va. Questo l'abbiamo capito, poi da ieri sera, insomma, più di qualcosa non va, ma lo capiremo, cercheremo di capirlo dopo. Allora, parliamo invece delle cose che vanno, perché tu sei, insomma, è un progetto discografico in uscita o già uscito? Beh, già uscito, poi è stato, diciamo, bloccato tutto quello che è successo. Quello che quindi è successo. Allora, ce ne parli subito. Io torno, è un album diviso in due parti. Sì. La prima parte è uscita, diciamo, prima del primo lockdown. Poi tu fai i dischi in base all'ondata, cioè all'ondata. Ma guarda, devo dirti, ogni qualvolta è uscito l'album, diciamo che il Covid non c'era. Poi la curva era scesa. Era scesa. Quando è uscito dischi. Poi dopo che il pubblico ha ascoltato l'album, non so perché, poi voglio dire, poi è venuta questa seconda ondata. Io ho fatto uscire la seconda parte, se ne è scesa un'altra volta. Quindi voglio dire, per adesso dovrei simulare un po' il bacino. Dovrei simulare il bacino. Ma tu il bacino l'hai fatto? Non l'hai fatto ancora? Io ho fatto tutte e due le dosi. Quindi tutte e due. Sono vaccinato al 100%. Ti sei vaccinato? Con cosa ti hanno vaccinato? Mi hanno vaccinato con Pfizer e devo dire, fate il vaccino, perché è l'unica cosa importante da fare. Sicuramente. No, ma ormai il vaccino non è che lo decide, però si sceglie. A Napoli si sceglie. Ma il mo faccio la strazena, io voglio un frizzer. Ma poi cagnere no. Cioè, ormai lo scelgono un frizzer. Ma infatti, hai fatto pure un frizzer. Hai fatto pure un frizzer, va bene. A me mi attocca giovedì, il frizzer alla mostra del tremare. Senti, allora ti lascio, noi ti abbiamo preparato, insomma, compatibilmente una postazione, tu sei abituato ad altri palcoscenici. No, io sono abituato a questa postazione. Perché io sono nato in casa mia, quindi questo va bene, la più bella postazione. Stasera canta a casa tua. Esatto. Gigi Finizio, eccoci, bentrovati, Go Show, al mio Brinkman, sono le 21:42. Quindi siamo in diretta, questo vale per la diretta, quando vedete la replica saranno i tre a notte. Siamo sintonizzati anche al mio. Come siamo sintonizzati, va bene. Allora, c'è la rassegna stampa, vediamo come hanno titolato i giornali questo disastro sportivo di ieri sera che ha gettato la città nello sconforto. Io stamattina, anzi poi con le mascherine, si evidenziano ancora di più gli occhi e quindi la tristezza profonda negli occhi dei napoletani. Anche le occhiaie. Le occhiaie, perché guardate, il Napoli è un ammortizzatore sociale, che è la verità. Quando un Napoli perde, stamattina, proprio così, quando un Napoli vince, si fa a casa, un lunedì i pulmani passano prima, cammina tutto, si chiude nei buchi, bello e buono, un fosso, giusto, un Napoli vince. Cioè, perché così, stamattina era proprio tutto. Ma tu hai detto che è successo stamattina? Ero a Roma. Del tassista. Poi arriva il taxi. Indovini qual era la sigla del taxi? Verona 37. Stavo cagnando taxi. Avevo un'alta velocità per Napoli, non potevo perdere. Ti giuro che pazzesco. Verona 37. Vabbè, chiudiamola qui e vediamo come hanno titolato i magazine della nostra terra, della nostra città. Vai con la sigla, rassegna stampa napoletana. Partiamo col primo quotidiano, Scampia Sport, zitti e buoni, bellissimo titolo che vuole rendere omaggio ai Maneskin con la vittoria all'Euro Festival, quindi zitti e buoni,
titolo anche un po' polemico, quello zitti di e cattivi, sì, zitti e buoni, un modo di dire alla squadra state zitti perché l'avete fatta grossa, io la interpreto così, sei sì. d'accordo Peppe? Zitti e buoni? Buoni, non lo so se sono buoni. Sì, zitti e buoni, cioè non parlate, non potete parlare. No, per me sono buoni così. In questo sì. caso non si può parlare di silenzio degli innocenti, ma dei colpevoli. Il silenzio dei colpevoli, sei d'accordo Francesco? Silenzio... silenzio assoluto, mo ci vuole un silenzio, mo ci vuole renderci un silenzio. Non è un silenzio cantatore, non è un silenzio. Mangiando il maestro. Certo, silenzio cantatore. Dopo questo, dopo questo direi... Era De Maggio, era De Maggio. Silenzio. Ma non arrivo a cotanta, sapienza. Vabbè, quindi. Vabbè, facciamo un festival in alto stasera. Andiamo avanti, vediamo gli altri giornali. Fomero Sport, meritiamo di più. Titolo forte quello di Vomero Sport, perché vedrete sono tutti diversi i titoli di questi giornali, di magazine. Vomero Sport dice meritiamo di più. Gigi, sei d'accordo? Questa piazza merita di più. Non è possibile che la squadra, questa squadra, e non solo questa squadra, insomma, negli anni viene meno nei momenti cruciali. Quando proprio sì. Ma a proposito della gente, ha questo tipo di caratteristica il Napoli. Ma perché? Non lo so. Storicamente. Dopo sarà... c'è un tweet che ci vuole far leggere Pierpaolo Petini. Allora, io penso che in ogni mestiere, diciamo così, in ogni situazione artistica, calcistica, ci siano le giornate no. Cioè questo capita, anche in un concerto. Tu lo sai, sei un esperto di queste cose. Quindi è capitato proprio a ieri, guarda, questa cosa. E non doveva capitare, però comunque... Eppure Gigi era andata pure la gente prima ad aspettarlo, quando arrivava il pullman. Peccato. Anche quello doveva essere una smorfia. Stimolante, esatto, stimolante. Non lo so, proprio una cosa... Ma secondo te non è che questo coronavirus... A condizionare il fatto del pubblico sicuramente, dice una cosa, guarda, la posso dire, Peppe non la direbbe mai, perché lunedì sera quando abbiamo finito la missione Peppe ha detto una cosa, ha detto col pubblico al San Paolo ti direi che l'abbiamo già vinta questa partita, perché il pubblico è l'uomo in più. Ieri sera col pubblico, Peppe, sarebbe cambiato lo scenario, almeno al secondo tempo. Però Gigi, la presenza della gente prima, ma lì ti doveva dare qualcosa, perché non è possibile che puoi essere insensibile a questi stimoli. Tu vedi tanta gente aggrappata che vuole questo traguardo. Fuori l'albergo, fuori al Britannico. Dappertutto, però a San Paolo, fuori allo stadio. I fuochi d'artificio, durante il minuto di raccoglimento. Sono stati accompagnati da una folla di... tifosi che li ha scortati fino al campo come se fosse stata effettivamente la finale di Champions. C'è stato un afflato, una grande tensione. Il limite è tale davvero quando ti frena nonostante tu abbia grande voglia comunque. Io non penso che la squadra ieri non avesse quella voglia, quella sana voglia, quella determinazione, quella carica, o quantomeno non pensasse di averla. Però poi il limite è quello che vanifica tutto, che ti blocca e che fa emergere tutte le tue fragilità, le tue lacune, che sono quelle magari anche caratteriali, anche di personalità, la mancanza di una leadership forte. Magari vengono fuori dei malesseri, oppure quello che magari durante la settimana pensavi di aver fatto alla perfezione. Sai, la Champions viene detta la coppa dei dettagli. E per arrivarci anche i dettagli devono stare a posto. Ieri probabilmente non c'era tutto a posto. Il dramma è che in questa città alcuni opinionisti continuano indefessi e continuano in maniera reiterata ad affermare che questa è una squadra da scudetto. Cioè la cosa grave è questa. Sì, sì, sì. Perché veramente come si fa? Allora è una nefandezza unica. Il Napoli non è assolutamente una squadra da scudetto, è una squadra a primissimi posti. Avrebbe potuto sicuramente contendere sino all'ultimo, forse i primi posti all'Inter, senza i 12 infortunati di gennaio e febbraio, ma per vincere lo scudetto, e l'ho detto quando il Napoli vinceva le partite, non stasera, giusto Peppe? Sì. C'è bisogno di qualcosa in più. Sì, cioè l'Inter non è bella come il Napoli, l'ho sempre detto, è sporca e cattiva. E questo è un complimento. E c'è il leader. Perché l'Inter sa vincere le partite che domina, ma sa vincere anche le partite dove sbaglia. Non domina e sbaglia. Cioè ieri sera questa dici tu l'Inter l'avrebbe vinta quella partita. Ma il Milan l'ha vinta. Nei corsi storici
Ecco, ho letto un tweet di un grande avvocato, l'avvocato Bruno Botti, che ha scritto un post divertentissimo, una riflessione amara. Sì. Ha detto 1971 Inter-Napoli 2-1 rigore di Panzanato su Mazzoli. Sì, aspetta, spieghiamo però lo stato d'animo. Lui vuole dire io ho provato lo stesso stato d'animo che ho provato in tante occasioni. C'è il Napoli che viene meno nelle occasioni. E l'elenca che sono queste qua classiche, 1975 Juve-Napoli 2-1 Altafini. Napoli-Perugia 0-1, autorete di Ferrari, era l'81. Nell'87 quel meraviglioso Napoli-Armadidi, il gol di Francini, ma il pareggio di Butragueño 1-1, Napoli fuori dalla Coppa. Nell'88 Napoli-Milan 2-3 con Virdis e Gullit fecero piangere i napoletani. Nel 2012 c'è questo Chelsea-Napoli 1-4 che anche ricorda con grande... Poi il Napoli-Lazio 2-4 nel 2015 con il rigore fallito da Higuain, poi... Nacque un grande Napoli. E non andiamo in Champions. Nel 2019 ha ricordato questo Liverpool-Napoli 1-0 con Milik che tira addosso al portiere e avrebbe potuto fare qualcosa di più. E poi 2021 Napoli-Verona 1-1, Faraoni che è l'uomo di ieri sera. Li rivedo tutti, mi perseguitano quasi come i morti ammazzati di Ricciardi. Aggiungo e io credo che sia stato bellissimo. Aggiungo una cosa, io tranne la prima, le altre partite le ho viste e vissute. Viste da tifoso e a volte vissute invece poi da collega, da giornalista. Questa è la peggiore per un motivo. Napoli-Perugia, ne parlo perché c'è Peppe qui accanto a me. Il Perugia segna clamorosamente con un autogol in scivolata di Ferrario al 50° minuto. Sì. Al 50° secondo. Il Napoli per 89 minuti, me la ricordo come se fosse oggi. Abbiamo sbagliato l'impossibile. Abbiamo sbagliato qualcosa come 20-25 palle gol. Con Nello Malizia, portiere di quel Perugia, che 7 giorni dopo poi ne prende 5 all'Olimpico dalla Roma, il Perugia era già retrocesso, fa parata e stratosferica. La partita con quella di Benitez, con la Lazio, abbiamo fatto delle nefandezze di natura tattica perché la fase difensiva... Cioè, dici tu, ieri non si è giocato. Ieri è stata l'unica occasione quella perché di insieme. Perché ieri il Napoli non meritava di pareggiare. No, ieri il Napoli meritava di perdere. Quante azioni ha fatto il Napoli? Ieri... Ma ho visto delle cose... Pierpaolo, tutte quelle che tu hai menzionato, ma lì sono state tutte grosse prestazioni da parte... Lui parlava di... Concordo. Però sulla prestazione, il Napoli è stata eccezionale. Ma ieri non c'è stata la prestazione. Ieri Napoli meritava oggettivamente di perdere. Cioè, l'unica vera occasione è quella di Insigne. Ma primo tiro al 30° di Insigne, poi è solo qui. Andiamo avanti con gli altri titoli della rassegna stampa. Vediamo che succede dopo. Il resto di Casandrino, cattivo, Iatevin. Il resto di Casandrino prende proprio una posizione netta chi mette, contro Giuntoli e De Laurentiis. Iatevin, quindi... filo Gattuso, possiamo società, dire. Il resto di Casandino si dimostra filo Gattuso. Un punto in più e un punto in meno. Allora, Giuntoli è un buon direttore sportivo, celebrato dalla stampa nazionale, con un punto in più perché porta il Napoli in Champions. Un punto in meno è scarso. Questo fa capire la coerenza di certa pseudo-informazione. Non mi riferisco ovviamente alla copertina. L'orientamento sta già nella testata. Casandrino. Casandrino ha ragione. L'orientamento stava già nella testata. Già il nome del giornale fa pensare che... Era schierato. Vediamo dopo il resto di Casandrino, che cosa c'è. Formia News, notoriamente vicino a De Laurentiis. Un abbraccio a tua moglie e ai tuoi figli. E Formia News è cattivissimo, devo dire. Perché si rifà al tweet di De Laurentiis e saluta Gattuso così. È un tweet che oggettivamente con l'allenatore che credo non avesse manco fatto la doccia a quel punto allo stadio. È difficile che una società che saluta un allenatore poi si attardi a salutare anche il resto della famiglia. È stato da interpretare almeno, voglio dire, almeno da interpretare. Va. No, invece volevo mi voglio dire a Francesco qua. Che era lì, ma quando c'è stato il tweet, Rino era ancora... negli spogliatoi era già andato, c'era a letto in da macchina la letta in degli spogliatoi è una curiosità non lo so per i tempi credo che si sia ancora giù non ero con lui in quel momento, ma io non penso che Rino sia stato sorpreso dal contenuto, dalla tempestività dal contenuto del tweet. No, però neanche dalla tempestività nessuno pure noi non è che era un rapporto che si era ormai diciamo lacerato irrimediabilmente dalla partita 118 giorni fa Verona-Napoli ha segnato la fine del rapporto. Esatto. Cioè, da quel momento non ci sono più stati i presupposti. Cioè quella sera dopo Verona-Napoli De Laurentiis
apre il casting, esatto. Cerca soluzioni per l'immediato, cioè allenatori dall'utilizzo. Si è chiamato 4-5 allenatori. E ha cominciato già a guardarsi avanti. Cioè, certe scelte, certe ipotesi nascono 118 giorni fa. Quindi da quel momento lì il rapporto tra il Napoli e Gattuso è un rapporto finito. Un rapporto nel quale i due avevano già scelto in maniera consensuale, perché poi convergente, che ciascuno avrebbe fatto scelte diverse. Con una postilla che va sempre ricordata. Rino non si è infuriato con De Laurentiis. Perché De Laurentiis, e lo dico un'altra volta, ma lo riconosce anche lui, legittimamente, credendo di fare gli interessi della società, ha chiamato altri allenatori. Questa è la premessa, perché spesso ho letto qualcuno, ma perché non è questo. È stato il modo in cui poi ha dato la notizia ad alcuni suoi giornalisti amici, aggiungendo il carico da 11 sulle colpe del proprio allenatore. Allora dice l'allenatore, dice... Cioè abbiamo un'icona, Bruscolotti, che spero poi dopo venga dietro di me e commenti queste frasi. E dice, scusa, se il mio presidente, no, un mese fa, stavamo discutendo del rinnovo, non un anno fa, un mese dopo, mi critichi, mi prendi, diciamo così, da parte e mi dici, la cosa non va bene, voglio esonerarti, ti contesto queste colpe e faccia a faccia... Poi cerchiamo di risolvere in un modo o nell'altro, ma non lo vengo a sapere dai giornali e vengo a sapere dai giornali che stai pensando di esonerarmi senza dirmelo in faccia. Certo. Da lì nasce la cosa, capisci? Poi il fatto che hai chiamato gli allenatori, ci mancherebbe. Sì, ma tu hai spiegato benissimo. Quello che sono i rapporti, quando le cose non vanno bene, è normale che la presidenza si dà da fare per cercare di trovare l'immediatezza. È chiaro, se poi sfocia in altre situazioni è normale che ognuno di noi mostra la sua sensibilità a queste cose e si rigidiscono i rapporti. È niente chiaro, di è più. Ma Ferraino, no, quando vuole pensare all'allenatore, non è che chiamava il giornalista e diceva voglio esonerare a Bruscolotti. Cioè, no, fammi dire a Gigi, è come se il tuo produttore, no? Insomma, stai facendo il disco, bello e buono, scopri che invece sta già parlando con altri artisti, certo. Ci resti male. Oppure dici, scusa. Si rompe il rapporto, gente, si rompe il rapporto, è chiaro. È quello che è successo, in effetti. Così è successo. Il rapporto si è rotto a gennaio, ieri sera, vabbè, poi l'uscita, il modo di concluderlo, certo, è discutibile, perché c'è, di solito si usa il comunicato, non Pierpaolo? Il comunicato ufficiale della società. Ma sì, sterile. No, io vabbè. Rimango un attimo perplesso sull'abbraccio alla moglie e ai figli. Abbraccio alla moglie e ai figli, che idea ti sei fa? Perché poi abbraccio tua moglie e ai figli? È facile. Perché? Scusa, tradotto nella nostra lingua significa saluto ma assorata. È facilissimo. Saluto ma assorata. Certo, detta in modo. Certo. Andiamo avanti, vediamo gli altri titoli, vediamo che cosa. La Mezza Gazzetta parla di uccelli ipoglicemici. Sì. Per De Laurentiis. Dunque amari. Eh? Dunque amari. Amari, vabbè, questo sì. Molto amari, si può capire una frase. Una... Io penso che siano. Molto amari per il Napoli, ma sai perché? Perché io penso che ieri c'è il rischio che si sia creato un gap con le tre grandi del nord non facilmente colmabile, neanche nell'immediato, perché se consideri già la forza strutturale, tecnica, per blasone, per tradizione da cui partono, ti ritrovi con la possibilità che loro in questa stagione intaschino soldi che tu non guadagnerai, avranno la possibilità di consolidarsi da un punto di vista tecnico, mentre tu dovrai rinunciare ai 50 milioni della Champions, dovrai probabilmente abbassare il monte ingaggi, e questo significa vendere giocatori, ed eventualmente, nonostante la solidità della società che a De Laurentiis va riconosciuta, magari fare un mercato ai prezzi degli altri e non ai tuoi prezzi. Certo, perché si sa che devi vendere. E quindi c'è il rischio, secondo me, dopo ieri sera, che si crei una frattura che non è facilissimo, non sarà facilissimo andare a sanare nell'immediato da un punto di vista tecnico.
Va bene, riducono, andiamo avanti con, gli altri giornali. Si riducono i posti per le, certo, le qualificazioni. Il ritorno delle due milanesi, adesso gioco per un posto, questo è il discorso. Allora, Mondragone Time parla di cornuto e mazziata, è un titolo che possiamo sposare, no Pierpaolo? Sintetizza in qualche maniera molto cornuto e mazziata, perché insomma nessuno si aspettava. Devo dire, anche noi eravamo stati ottimisti come tutti, lunedì sera, un Milan, fanno un Milan, invece si hanno fatto un Napoli. E devo dire che ieri Chiffi, non c'è Gargiulo, ma Chiffi ieri ha arbitrato bene. Ogni tanto probabilmente gli venivano in mente le parole di Paratici, perché insomma, diciamo la verità, su Bakayoko c'è il secondo giallo, c'è, vuol dire lasciare il Napoli in 10. Poi su quel rigore, su Mertens, se non c'è, però ma ci sono tre o quattro gialli ai veronesi. Ma non possiamo dire che Chiffi sia stato un Mazzoleni, no. Che sia stato un dovere, no, questo no, possiamo. No, tra l'altro è una designazione, salviamo Chiffi. Designazione strana, perché un arbitro della stessa regione, perché di Padova, di Verona. Anche perché abbiamo portato la Juventus in Champions. Questo sì. Juventus che non meritava assolutamente. Questa è l'interpretazione giusta, che abbiamo dato, abbiamo fatto un regalo. Per vederli uscire dalla Champions devi far entrare, quindi a quel punto certo. Vediamo, andiamo avanti, gli ultimi titoli, vediamo cosa c'è. Posillipo oggi parla di corsi e ricorsi, quello che diceva l'avvocato Botti. Succede sempre questo. Quell'amarezza che ritorna. Sempre sto bicchiere amaro, questo file che dobbiamo bere nei momenti decisivi, questo veleno, questa cicuta che ci riserva questa società negli anni, nei momenti decisivi, e l'hai ricordati prima tu, io ho ancora in mente quello di 3 anni fa, la sconfitta di Firenze in albergo, ho provato la stessa depressione ieri sera. E vediamo dopo corsi e ricorsi. Castelvolturno Express ricorda che Giulietta è sempre una zoccola, perché ecco, sposa invece un'altra tesi. Oh no, Ciro. Anche perché da Verona a Verona ha davvero successo di tutto. Cioè, Verona ha tolto tutto. Verona, cioè non c'è niente da fare con Verona. Come dobbiamo fare, Gigi? Con Verona non c'è fine. Niente, ma proprio niente. Non c'è stata niente. Non c'è verso. Ho sempre pensato che il Napoli non poteva essere una squadra per Gattuso e Gattuso un allenatore per il Napoli. Cioè, non lo so perché, ho avuto sempre questa sensazione. Ah sì? Sì, e poi un'altra cosa ancora. Ogni qualvolta è cambiato l'allenatore, io ho sempre, più o meno, non sempre, ma quasi sempre, visto che il Napoli ci ha messo un po' di tempo per assestarsi. Cioè, non ha mai giocato subito bene il primo anno. Ma questo è un classico. Invece chi ha trovato la quadra con il nuovo allenatore è stato il Calcio Napoli femminile. C'è il presidente Carlino. Buonasera, presidente. Bravo. Eccoci qui, sì. Buonasera, presidente. Presidente, la stanno salutando, qui c'è il direttore generale Nicola Crisano, che si è appena fatto il bagno in piscina. Presidente, eccoci qua. Napoli! Qui clima di festa, presidente, appunto stanno dicendo, se c'è un Napoli che ha sofferto, c'è un altro Napoli che invece ha raggiunto la salvezza. Da presidente lei è sempre stato fiducioso, ma aver raggiunto l'obiettivo ora cosa significa? Significa tantissimo, perché era un traguardo che tutti i nostri tifosi ci aspettavano. Infatti ringrazio tutti quelli che, purtroppo non ho potuto rispondere a tutti, che sia sui social che i telegrammi, che ho avuto manifestazioni di entusiasmo. E la cosa più bella è che poi alla fine di questa pandemia, il prossimo anno, andiamo a giocare con il nostro pubblico, perché anche con l'ultima partita con la Roma avevo tante di quelle richieste di persone che volevano vedere queste ragazze, che credo che per loro poi la cosa più bella è vedere lo stadio pieno, e questa è la mia soddisfazione. Rimaniamo in Serie A con degli obiettivi un po' più ambiziosi, perché un altro anno come questo, vi assicuro, non lo reggo, non me lo sarei mai aspettato di giocarmi un campionato all'ultima giornata. Non sono un presidente perdente, perché non perché sono sbruffone, ma sono un presidente ambizioso che ama vincere. Napoli è una piazza importante, ho dei soci che mi sostengono in questa azionata popolare diffuso, quindi una responsabilità doppia per la città, per i soci e per i tanti sponsor che quest'anno veramente hanno creduto nel femminile, e altri ne stanno arrivando per il prossimo anno. Quindi il femminile c'è, del maschile che dire, ieri grandissima delusione come tifoso del Napoli, però tante cose nella partita di ieri non mi quadrano, da sportivo lo dico e non da presidente, però i sospetti sono tanti e ne leggo tanti. Non ci voglio credere ancora in un calcio pulito come quello femminile, perché sapete bene che la Roma contro di noi ha giocato la partita della vita, e la Fiorentina fortunatamente a San Marino ha giocato la partita come si deve giocare in tutti gli sport.
tutto quello che è successo nel maschile nelle ultime 3 giornate non mi appartengono, ma non voglio essere polemico, mi dispiace per De Laurentiis che esce dalla Champions perché Napoli lo meritavano di tanti tifosi che ho sentito e ho visto stamattina che erano veramente amareggiati, perché Napoli non merita questo, merita un presidente sicuramente che fa quadrare il bilancio, ma vogliamo un presidente che crede in un progetto vincente. Io da tifoso lo dico, non mi accontento più di sentire la canzoncina Champions o quella della Europa League, vorrei un Napoli che combatte per lo scudetto e un Napoli che va in Champions sistematicamente e che anche se ci va tenta anche di vincerla, perché altrimenti andiamo a sentire solo la canzoncina e ce ne usciamo neanche va bene. Parole importanti per il presidente Carlino. Abbiamo qui tra l'altro anche Catalina Perez, portiere del Napoli Calcio Femminile, che è rientrata alla grande dopo un periodo difficile, dopo l'infortunio. Catalina, cosa ha significato per te essere così determinante nella partita più importante? Cosa hai provato dopo la salvezza? No, per me è come sempre un onore molto grande portare questa maglietta. È veramente un sentimento molto speciale giocare con queste ragazze che giocano con tutto il cuore. Penso che lo abbiamo lasciato tutto in campo per la città. Sono molto felice di essere parte di questa squadra. Tra l'altro Catalina colombiana come Ospina, l'abbiamo avuta ospite di We Are Napoli, Gino. Giuseppe, tu che cosa hai da dire al riguardo? Insomma, ti vedevo pensieroso. Sì, perché siamo salvi per miracolo. Il punto fondamentale è che veramente qui si è riaperta la piscina Scandone, per chi se la ricorda. Nel senso che nella piscina olimpionica del presidente abbiamo rischiato grosso di farci tutto il bagno. Comunque, ben venga, perché in questi momenti probabilmente, ecco, bisogna lasciare un attimo fuori quello che abbiamo passato, quello che dobbiamo stare attenti ancora in qualche maniera a fare. Però ecco, mi associo alle parole del presidente per quanto riguarda questa salvezza sofferta. E sono io che prendo un attimo il posto, se posso, di Anna Maria, chiedendo al presidente, a questo punto, a bocce ferme, ecco, un altro brindisi che parte. Volevo sapere da Lello che progetti c'hai, se ce l'hai già immediati, per questo prossimo campionato di Serie A. Giuseppe, te l'ho detto, è un progetto che anche quest'anno era ambizioso. Purtroppo anche io, presidente, forse ho sbagliato nella scelta degli uomini. Non me lo sarei mai aspettato questo campionato, perché su carta eravamo una squadra da quinto, sesto posto. Però il calcio fa parte, purtroppo, anche di fare questi scherzi. Da dove ricomincio? Oggi la prima calciatrice che il presidente, non perché sta a fianco a me, ripartirei dal portiere, perché Perez è una colombiana che ha sposato in pieno il progetto Napoli. Infatti la prima domanda che gli ho fatto: vuoi restare a Napoli? Lei si è presa una settimana di riflessione, ma giusto perché deve parlare in famiglia. Ma iniziamo dal portiere, perché giusto così, dalla colombiana. E poi sicuramente andremo a rinforzare questa squadra, perché mi avvio ai 64 anni, non posso vivere più un'annata come questa perché il cuore non reggerebbe. Quindi il progetto stadio c'è sempre, però vi assicuro che è molto difficile, non per fare sempre polemica, ma a Napoli purtroppo tutto è più bello, ma è anche tutto più difficile. Il sogno forse potrebbe essere ancora una volta il Collana, dove siamo nati, dove abbiamo giocato e dove in tempi non sospetti venivano a vedere le ragazze 2-3 mila spettatori 10 anni fa. Oggi mi immagino un Collana con una partita Napoli-Inter, Napoli-Juve con 10 mila spettatori. Questo è il mio sogno, ma non per me, per le ragazze che meritano questo palcoscenico. Grazie, Anna Maria, grazie perfetto. Presidente, grazie Catalina. Ci adesso salutiamo, io vi saluto dopo. E Gino, ci vediamo dopo. Ci salutiamo dopo. Gargiulo si facesse un bagno in piscina anche per me, visto che lui ha la possibilità di farlo nella splendida Gino ha detto villa che devi fare un del bagno presidente in piscina Carlino, anche quindi si facesse il bagno, perché io non mi metto ancora in costume, penso per come vanno le cose, chi stanno i bagni mi faccio in datta. Secondo me. No, è bello.
Stiamo mantenendo la linea. Che leggi tu? C'è qualche tweet che è arrivato? No. No, no, altri tweet, no? No, ci hai pensato De Laurentiis, che ne so, casomai esce un tweet che dice... No, ma Gino, mi chiedevo solo una cosa. Sì. Il Napoli femminile si è salvato e vediamo come stanno festeggiando, ma se avessero vinto lo scudetto... Figurati. Cioè... stanno festeggiando nella Villa di Carino. Allora, Gigi, adesso manca un attimino un relax musicale, perché vedi che questa è una trasmissione che... poi alterna momenti di grande stasera, devo dire, venerate tranquillo, ma Luci e Timote non sei venerate quando attacca la ritmo, capito, stasera. Allora, un attimo, un oasi musicale, ci proponi dal tuo album, vogliamo ricordare. Ti canto un altro brano che si chiama Non è mai lo stesso. Non è mai lo stesso, perché nella scritto vita non da mai... te. È da Bruno Lanza. È da Bruno Lanza che salutiamo con grande affetto, il grande Bruno. Bruno. Vai, Gigi Bruno. Non è mai lo stesso, vai. A differenza di Cialaca che cucina sempre lo stesso. Che cucinate stasera? Sono Gigi Fiorello. Lo sapevo. Mi preoccupate. Pensavo dicesse polenta, io sei. Niente. Gigi è ferito, che poi si mangisce, perché capite, alla fine è lui che soprattutto che mangia. Per Paolo, tutto bene? Visto che... No, ero andato a controllare, mente Cialaca, come sempre, perché in cucina non c'è niente. E non c'è niente, questa Gigi è ferita, se li nasconde lui. Allora, fagli arrivare da qualche cosa, parte. Sì. Sì, però, un'intera stagione non l'abbiamo mai vista. Da 20 minuti è iniziato il vertice Porto con Sesau. Presidente. Quindi perché lui è ancora lì ad Oporto e poi prendo una decisione domani mattina. Fermo restando che parliamo di allenatore che a giugno se ne può andare e che il Porto, prima di farlo andare via, stasera cercherà di fargli una proposta importante, certo. Però mi risulta che qualsiasi tipo di proposta farà, lui e Mendes hanno già dato, insomma, l'assenso a De Laurentiis. Ma siccome a Gigi piace molto Sarri, tu sei anche molto amico del comandante, ma Sarri a questo punto è fuori gioco, fuori pista. Napoli non è stato mai in pista, purtroppo, nel senso che ci fu quel contatto diretto tra i due e poi a gennaio più o meno indiretto con Fali, ma da allora non si è più fatto vivo De Laurentiis, cosa che, insomma, così Sarri non ha preso benissimo, perché lui era convinto di ricevere questa telefonata. Io l'ho sentito non più tardi di stamattina, intorno a mezzogiorno, perché mi chiedeva novità di mercato e io ho detto, insomma, che c'era questa possibilità, che a quell'ora non era ancora certa di virare su un allenatore diverso da Allegri e che e poteva essere anche con Sesau. E lui al momento sta valutando l'estero. Fadi Ramadani in giornata gli ha detto che doveva parlare col Tottenham e con l'Arsenal. Il Tottenham, secondo Sarri però, opterà per un allenatore più giovane, e cioè quello del Leicester, quindi... Roger, secondo Sarri, e magari qualcun altro. Quindi per Paolo il rischio è che poi alla fine Sarri resti al palo, cioè alla fine Sarri non trova squadra e a ottobre poi succederà qualcosa. Primo allenatore, la prima panchina importante. Non è la prima panchina importante, non è, mica Sarri poi gli si può accettare che, su qualsiasi panchina. No, non è una cosa che non deve per forza accadere, anche se Sarri credo che non possa essere un allenatore da subentro. Assolutamente in qualche no. Sarri è uno che deve affrontare il progetto. In questi 15 e infatti giorni, quello che però... credo è che potrebbe rimanere al palo, ma anche se io credo che abbia diverse strade aperte, e che comunque se invece ai nastri di partenza non ci dovesse essere, sarebbe uno di quegli allenatori che secondo me chiunque dovrebbe pensarci due volte di prenderlo. No, lui ha la buona uscita. Lui ora entro fine giugno la Juve, pagandogli 2 milioni e mezzo annulla il contratto in essere a 7 milioni. Aggiungo Francesco, però che perdere Sarri e De Zerbi non è una bella notizia per il nostro calcio. È il calcio italiano. Francesco? Soprattutto De Zerbi. Ma io penso che Maurizio, penso di poterlo dire con cognizione, si è rimasto molto spiazzato dall'evoluzione Roma. Anche perché i Fredekin hanno poi puntato su un allenatore filosoficamente con una visione di calcio completamente opposta alla sua. Io penso che Maurizio tra le sue riflessioni si sia anche posto questa domanda: come facevano a pensare a me se poi vanno a prendere Mourinho, che è un allenatore completamente diverso per principi di gioco? Al momento non è ancora una sintesi, nel senso che ha varie anime. L'anima che trattò Maurizio è quella italiana, cioè Fienga,
Certo. Mentre invece i Fredkin poi hanno optato per Mourinho. Va bene, mi fermo un attimo perché ci abbiamo 2 minuti di suggerimenti commerciali, poi ritorniamo qui nel salotto di Goal Show con la splendida Fortuna Otiero che come sempre fa salire l'audience. Goal Show, a tra poco. Sì, bene, 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 siamo sempre in diretta, sono le 22:20 e vediamo innanzitutto come sta procedendo il sondaggio social. Vogliamo Susi ricordare qual era il tema del sondaggio? Il tema riguarda appunto la partita del Napoli di ieri, in cui si chiede al pubblico la responsabilità di chi è, della squadra, dell'allenatore o della società. In realtà siamo ancora in alto mare con le risposte, c'è chi risponde che la colpa è dell'allenatore, chi della squadra, chi addirittura di tutti. Quindi attendiamo un attimino la fine della puntata e quindi vediamo un attimino cosa rispondono alla casa. Abbiamo dati provvisori, come si fa nelle giornate elettorali. Ho anche una domanda, Gino, per Pierpaolo, da Alessandro, da Diamante. Allora, Pierpaolo, quando annuncerà l'addio anche il presidente? Non si può ripartire dal nulla, perché a Napoli il presidente nulla ha creato. Non abbiamo un settore giovanile, non abbiamo una sede in città, non abbiamo uno stadio di proprietà. L'unico che è riuscito a dormire è stato proprio il presidente stanotte. Sì, capite chi stai diamante per tenere. E poi, come spesso accade, gli amici da casa, più che domandare, quando entrano e partecipano ai programmi, fanno delle considerazioni. Sì, mi cambiate la camera, amici. E quindi io che cosa posso dire? Quando il presidente annuncia, io credo il presidente, se dovesse trovare le condizioni per vendere questo club come crede lui, probabilmente potrebbe anche passare la mano. In questo momento non mi pare che abbia intenzione, l'ha avuta in maniera un po' più consistente in passato, in questo momento no. D'altra parte tutto quello che dice è vero, il Napoli fino ad ora è più una finanziaria che una squadra di calcio. Allora, torniamo, andiamo, facciamo un passo indietro, grazie all'esperienza e alla praticità di Fortuna, vediamo dove e come ha sbagliato il Napoli ieri, perché abbiamo l'Apitech che ci può fornire utili indicazioni. Allora, come ha sbagliato? Un gol preso questo del Napoli, simile a quello preso contro il Cagliari, solo che il lancio, anziché partire dal centrocampo, parte dall'area, quindi area. Se andiamo con il lancio, così vediamo anche che c'è un accenno di pressing da parte di Osimhen, che cerca di andare verso Gunther, lancia, e se ci stoppiamo un attimo, stoppo io, penso che, vabbè, continuiamo a vedere, praticamente Isai Faraoni non è che è andato più veloce di Isai, ma è Isai che si è fatto proprio superare, è stato proprio bruciato. Vediamolo, sul tempo, eccolo bene qua, da Faraoni, che purtroppo arriva a calciare, ecco il lancio, arriva a calciare, vediamo prima il lancio come avviene, da area ad area, disposizione del Napoli in campo, messi malissimo a livello difensivo, Rachmani purtroppo non riesce a rientrare, ma in questa azione che cosa dobbiamo valutare? Dobbiamo valutare la mancata reattività di Isai, che si lascia scappare Faraoni, poi purtroppo calcio in rete, Meret cerca di metterci la mano, ci arriva anche, ma il diagonale sbatte sul palo e va in rete. Secondo me c'è anche troppo spazio tra difesa e centrocampo, e altro errore gravissimo a mio modo di vedere, perché qui ci troviamo al 70° minuto, non bisognava assolutamente dare la possibilità al Verona di attaccare alle spalle della difesa, perché in questo caso bisognava stringersi belli compatti in area e non bisognava proprio dare questa Fortuna, possibilità al Verona. Ma su quel lancio di 40 metri il difensore teneva tutto il tempo di intervenire, ma stava messo male, perché con poteva il anche intervenire sul lancio, perciò ho detto, invece di farlo balzare, esatto, perciò ho detto, a far allungare la palla, perciò ho detto, non ma lui è da difensore doveva anticipare il movimento, non ha anticipato il movimento, anche perché lui ha guardato il pallone, era messo male con il corpo, e poi non è Faraoni che ha fatto il giocatore che è andato a fare il fenomeno, è Isai che si è lasciato, eccolo qua, letteralmente superato dal rimbalzo, e non ha avuto il tempo e non era a posto con il corpo per prendere quel pallone. Quel pallone, con questo lancio fatto dall'area di rigore, andava preso assolutamente, perché questo è un gol che vale una stagione, e secondo me anche Isai non ha dormito, perché davvero Lazio ha fatto che sta giocando dall'altro non lato con il piede, perché lui ha fatto ottime partite nel
sinistro, ma in questo caso Pagadazzo ha fatto... Ciro, ma se guardi anche il corpo come è messo, lui anziché scappare all'indietro con il corpo in avanti, è girato e guarda la palla. Fortuna, lui ci ha giocato diverse volte, ma il difensore non è che deve fare 10 partite o 30 partite per prendere determinate... Però lui guarda la palla e perde tempo, cioè si orienta proprio male e perde l'attimo per poter andare a contrastare Faraoni. Secondo me fiuta tardi il pericolo, legge male la situazione, male l'azione, non pensa che quel pallone possa scavalcarlo ed essere così preciso. Cioè, posso perde dire, io poi tanto Faraoni sono andato a giocare sul lato sinistro, quando il mio avversario andava dall'altro lato per cercare di liberarsi di me. Ma io la legge la palla, io innanzitutto non perdevo l'avversario, però esatto. Guardavo pure il momento del lancio della palla, perché lì se tu devi anticipare l'avversario devi fare pure quello, vedere la consistenza del passaggio, la velocità. Allora una palla così lenta, io non mi interesso più dell'avversario. Capitano, io non vado, è stato... io vado a chiudere e vado sulla palla subito. Capitano, non è stato reattivo, lui perde, è mancata la reattività proprio. Lui perde l'attimo. Due cose, perde il controllo visivo, la visione periferica del campo, e perde il contatto con l'avversario. Poi Rachmani è quell'attimo, è quell'attimo che lo frega, sì. E poi non lo recupera più. C'è un'immagine che noi non abbiamo, che con la camera che è posta alle spalle della porta del Napoli, che fa vedere un attimo prima del lancio Faraoni in quel momento ha i piedi sulla linea laterale. Isai è nel cerchio di centrocampo. Noi qua vediamo quando i due giocatori sono quando vicini, ma Isai deve percorrere molto campo. Eccola qua. Guardate che Faraoni è larghissimo e Isai è in mezzo al campo, per cui questo momento qui, il quando parte il lancio, Isai deve fare molta strada e Pagadazzo, come dice Ciro, secondo me, al fatto che si deve muovere andando sull'esercizio. Sì. Faraoni invece ma la palla, taglia. Lui ha girato di però là, guarda quanto spazio, suo piede. Guarda quanto spazio c'è, ma come sono messi male. Palla. Lui la palla sono gli messi gli male comunque, però le cose lo puoi anche dire. Deve intervenire col sinistro. Ma, sì, lui. No, però se giochi nella tua dorsale solita, cioè la destra, magari un atteggiamento diverso, ti viene anche se sbagli la lettura, come ha giustamente detto Francesco, anche ribadito Peppe e Pierpaolo, magari se giochi nella tua zona del campo solito, magari riesci a fare un movimento e a rimediare. Lì c'è una mi dà la sensazione sbagliata. Di uno invece che è proprio, capito, scomposto con se stesso. Ma lì la palla Ciro comunque gli è passata davanti, condivido. Dove lui può intervenire tranquillamente, condivido. Come posizione. Però la mia è stato goffo capitano, perché con poteva la stessa intervenire. Lettura anche sbagliata. Anche valutata in maniera diversa e letta in ritardo, tipo se capita sulla verticale solita dell'Albanese, secondo me anche in estremis forse i serie riesce a fare lui non è su Faraoni, forse ho detto va bene. Fortuna, grazie, prego. Questo era l'episodio chiave, insomma, certo. Quello che ha determinato l'uscita dalla Champions, certo. Questo ce lo ricorderemo, questo Faraoni ce lo ricorderemo. Francesco la vendetta è un piatto di serve fresco, diceva Francesco la pubblicità, perché devi sapere che Mario Giuffredi, che oltre ad essere l'agente di Faraoni, ha proposto in almeno due sessioni di mercato al Napoli Faraoni. E invece il Napoli l'ha mai preso. Eccolo qua. Lasciami aggiungere che tra le colpe, perché poi quando fallisci gli obiettivi in una stagione e il Napoli poi stringi quest'anno li ha falliti tutti. Vanno anche individuati dei momenti, delle responsabilità. Il Napoli delle ultime tre in casa ne ha pareggiate due con Cagliari e con Verona. E i due gol presi hanno tutti e due la stessa dinamica. Lancio lungo sulla parte sinistra del Napoli. C'è un difetto di impostazione, dici tu. C'è proprio un difetto. C'è una lettura sbagliata, una situazione, una lettura che si è ripetuta. Ginio, però sono preoccupato. Sono preoccupato di una cosa. Perché con Sergio, con Seisao, noi rischiamo a sinistra di avere già il terzino sinistro per l'anno prossimo. Cioè con nazionale. E ce l'abbiamo già in casa. Ci capite già, vuol dire che la chissà se tiene a Mario Luci. Con Seisao portoghese, te dimmi a Mario Luci che stanno... Cioè, sarebbe meglio tenere Mario Luci. Un'altra cosa, se fai il terzino sinistro, me lo ricordava prima Francesco nella pubblicità e non gli voglio togliere assolutamente la primogenitura della battuta. Allora scusate, visto che con Cesaro lo porta Mendes,
E mentre c'è la gente di Gulam, ci teneva pure a Gulam. Sicuramente. Scusate, allora, facciamo il logismo. Il quadro è abbastanza fosco. Noi abbiamo voluto provare un siamo alle battute. Sì, siamo alle battute. Le battute finali. Siamo alle battute. No, cerchiamo un po' così. È di sdrammatizzare. No, già li vedo, me ne rado due punti. Già li vedo, me ne rado due punti. Sì, stai già sui social. Facciamo cercare un po' perché vi posso garantire che questo studio, tutti presenti, al di là dei sorrisi di circostanza che ci tocca fare per dovere di copione, siamo tutti tristi, e quello che ha dormito meno di più ha dormito 3 ore secondo le presenze, perché ha delusi, arrabbiati, tristi. Io non mi vergogno che a me anche qualche lacrima è scappata al tipice fischio, quindi, però mi sembra giusto che la vita va avanti, e cercare anche di pensare sia ai colpevoli ma soprattutto di cercare delle soluzioni. Bravo, me l'hai detto, cerchiamo i colpevoli. Allora, abbiamo fatto un gioco, il vecchio gioco della torre, chi butteresti giù dalla torre, no? Quante volte l'abbiamo fatto tra amici, insomma, in comitiva, ancora oggi, ogni tanto, chi butti giù dalla torre? I politici, quelli proprio, si gioca a secolo, tutti. Allora, vediamo un po', possiamo partire con il primo, con Pierpaolo Petino. Vediamo Pierpaolo, chi salverebbe, chi butterebbe via da questa torre, di questa stagione. Allora, per Paolo, io non vedo il primo, perché non vedo nessuno. Chi è il primo che hai? Allora, Mario Rui, o primo è Mario Rui, quello. Poi Gulam, quindi non salvi Gulam, non salvi Maximovic, non salvi Yusai, non salvi Lobotka, non salvi Bakayoko. Tutti gli altri invece li salvi, e salvi anche Gattuso. Mi sembra che le croci sono ben disposte. Quindi Gulam, però non giù da qualche poco Gulam, ma la valutazione è a 360 gradi. Quindi queste sono le sentenze di Pierpaolo Petino. Poi abbiamo quelle di Fortuna Autiero. Vediamo Fortuna, chi butterebbe giù dalla torre per quest'anno. Abbiamo Mario Rui è abbonato. Mario Rui. Poi abbiamo Maximovic, Lobotka, Bakayoko. Sono gli stessi. Io qualcuno in più. Ha salvato gli Usai, va bene. Sì. Perché poi hai salvato gli Usai? Perché l'abbiamo fatto, insomma, qualche settimana fa, e ho salvato gli Usai perché, insomma, eccetto gli errori che sono stati fatti, è stato comunque un giocatore jolly. Non scherziamo, gli Usai ha fatto un signor girone di ritorno. Sì, ma poi è stato un jolly, senza di lui, insomma, sicuramente su quella fascia non so dettagli, però avremmo mai potuto. Però basta così. Il finale ci ha tolto tanto. Ci ha tolto la qualificazione. Capitano, rivendichiamo la data di questo. Sì, è stato fatto prima di Napoli-Verona. Stavo cercando di apparare. Vediamo Ciro Venerato, chi butta giù dalla torre? Proponiamo Ciro, ecco qua. Ciro, tutti butta. No, allora Manolas. Ciro butta anche Manolas. Poi Mario Rui, che è abbonato, abbiamo capito. Poi c'è Fabian Ruiz, Bakayoko e Petagna. Ruiz e Petagna per un discorso economico, nel senso che credo che Ruiz possa essere il salvadanaio del Napoli senza Champions, e si possa trovare, secondo me, un centrocampista importante che costi meno. E faccio un esempio: se io becco 60 milioni da Ruiz e ne spendo 30 per De Paul, tutto sommato non è che proprio mi ammazzo. E Petagna, visto che il Napoli c'ha Osimhen, c'ha Mertens, può fare mercato, e con i soldi di Petagna magari andare a fare un investimento su un giovane attaccante, magari penso a Caio Giorgio, ma tanto per fare un nome, ma soprattutto metti fine in cascino per un terzino sinistro. Quando dici c'ha Mertens, io dico speriamo che sia il Mertens dell'anno scorso, perché c'è il Mertens di quest'anno. Non il cugino che abbiamo visto giocare. Non il cugino. Allora Peppe, vediamo che Peppe chi butta giù, non c'è Peppe, no c'è prima Francesco, c'è Modugno, Peppe non l'ha voluto fare. Da ex giocatore, io pensavo avesse fatto anche prima. Chi era? Modugno, vediamo, Modugno chi salva. Allora, Modugno, Mario Rui, anche lui, Bakayoko, Lobotka, Fabian Ruiz, Maximo, ha fatto una strage. Maximovic, non salvare nessuno. Ma rivendicavo... pure Elmas, anche Elmas. Ma rivendicavo la data non a caso, voglio dire. Prima, sempre da, prima. Da quel momento... Vabbè, che adesso ne metteresti qualcun altro. Credo. Toglierebbe forse... No, dopo ieri chi metteresti? Toglieresti Fabian. No, io dico, Fabian ha finito sicuramente in crescendo, assolutamente. Sì. Cioè, non riconosce il finale, secondo me anche il grande finale di stagione di Fabian sarebbe...
Poi sai, Yusai è vero che ha fatto un buon girone di ritorno, però sai, pensa alle due partite con Cagliari e Verona, sono due errori che hanno caratterizzato la Scennoprezza, Giuffrida, Scennoprezza, Cagliari e Verona. Se ti sorprendi che abbia fatto una buona parte di campionato, significa che parti dal presupposto che sia un calciatore dal quale non ti aspetti tanto, quindi hai maturato la consapevolezza che non è un interprete, diciamo, di primo piano. Però posso dire una cosa, io non faccio il presidente, ma ancor meno il direttore sportivo, però io, Yusai e Maximovic, sono due calciatori ai quali rinnoverei il contratto. L'hai detto. Bene, a proposito, senti, ma qua, fai vedere la foto, la slide, quella di Modugno, la possiamo vedere, ma capare Pioli. Pura la posizione, la postura di Pioli. È Pioli. Però. È Pioli, questo è Pioli, il nuovo allenatore del Milan. Usai di rinnovare il contratto avendolo come alternativa di Lorenzo a destra e non chiedendogli più di giocare a sinistra. Sì. Su Maximovic, personalmente, se il mercato offre qualche giovane giocatore più interessante, pronto a essere la prima alternativa alla coppia dei titolari, per me può anche andare. Vabbè, questo non lo puoi dire, parlate con Cesaro, tu parlate, che già sai che Yusai da qua là mi mette Di Lorenzo a sinistra. Ho detto un'altra cosa, ho detto Di Lorenzo titolare a destra. Di Lorenzo titolare. Come prima alternativa Isai, ma a sinistra devo prendere due. Titolare e riserva. Voglio vedere Gino di Vecchio. Io che ho detto, non mi ricordo, l'ho fatto anche io. Vediamo la mia torre, non mi ricordo mai. Prendeva tempo, Gino. Io chi butto giù? Vabbè, Mario Arrui, Ufra Vaiolo. Questo è recente o l'hai fatto durante le guerre pubbliche? No, questo è recente. Poi c'è sta Maximovic, Elmas, Bakayoko. Mi sono tenuto. Clemente. Sì, mi sono tenuto. Hai confermato la botta per questo? Devo dire veramente, dopo ieri sera a Bakayoko, due volte. Hai confermato la botta, però. Hai confermato la botta, caro Rivetto. Non vedo lei. La botta che mi è sfuggito, ragazzi. È molto grave. No, perché la botta... Non è vero questo, Ciro, perché prima della trasmissione me l'ha detto almeno 7-8. No, la botta che mi è sfuggito, devo dire che se io non mi posso mettere in costume, la botta che manca ad altro. Io, con tutto il rispetto per Ruiz, se Napoli lo dà via mi dispiace perché è un bel giocatore, però secondo me è rimpiazzabile. Sì, sottosebbe. Il giocatore che secondo me spero che Napoli non ceda, ma temo che lo faccia, è Koulibaly. È Koulibaly. Beh, c'è pericolo Insigne a questo punto, no Pierpaolo? Allora, ho detto, pericolo Insigne perché... Se c'è un giocatore che ho paura di perdere, è Koulibaly. E non ho dimenticato Insigne. E non hai dimenticato Insigne. Francesco, poi Pierpaolo. Se penso a Zaccagni visto ieri. No, io ho un'idea che ho maturato da tempo. Io penso che Koulibaly sia l'unico calciatore del Napoli che giocherebbe titolare in qualsiasi squadra al mondo. Il Napoli ha tanti altri grandi calciatori, molti di primissima fascia, molti degni di vestire certe maglie dei grandi e ricchi club mondiali, ma l'unico che ho la certezza giocherebbe titolare in qualsiasi Koulibaly. Squadra e solo la finale di Champions City Chelsea gioca con il titolare Koulibaly. Nel City e gioca titolare nel Chelsea. Per Paolo. Su Insigne io credo che potrà valere molto questo europeo, e potrà valere molto cosa farà l'Italia, nella quale Insigne è inserito in maniera decisa e decisiva. Devo dire che, a parte quello che è successo adesso proprio nel finale, Insigne ha dimostrato di essere, secondo me, cresciuto anche nella personalità. È un giocatore che ha qualche anno in più. Non credo che abbia un mercato così vivace che lo cerchi, anzi credo che sia uno di quei giocatori che punta o che comunque è destinato a prolungare la sua permanenza a Napoli, magari anche a finirci la carriera, però credo che l'europeo potrebbe dargli uno spinto in più. Va bene, a proposito di Napoletani Doc, Gigi. Allora, io vi ringrazio di... stato molto caro a stare con noi. Avermi ospitato in questo favoloso salotto. L'affetto che ci lega da anni, però insomma... Ci hai presentato i brani del nuovo progetto, però nandecce di repertorio, un francobolle repertorio, ce lo puoi regalare. Nandecce, ti piace? Un omaggio come per dire viva Napoli, forza Napoli. Noi facciamo così. Salve Roberto Piezzi e la chitarra, Gigi. Grande Roberto, vai. Grazie Gigi. Buon lavoro, presto. Ciao. Allora, ti è piaciuto Cialaca? Bellissimo. Ti sei consolata, dici la verità.
Così una cosa grande, tutto dal vivo, perché posso sapere Gigi è arrivato in casa alla presenza provata. Modugno ha registrato tutto. Modugno ha registrato live tutto, questo va. Io sono fan. Tu sei fan, siamo tutti fan. Siamo tutti fan. Assolutamente. Dopo lo passi a tutti. Non è una richiesta, è una minaccia. Allora, lo metto nella chat. Raccomando a tutti, esatto. Allora, abbiamo 3 minuti. Non sono ancora finiti in piscina né Anna Maria né l'avvocato. Infatti, volevo salutare Anna Maria. Anna Maria Baccaro che con Gargiulo Carlino starà facendo il bagno. Non siamo finiti in piscina. Attento al Gargiulo, attento siamo al Gargiulo. Ancora sani e salvi, ragazzi. Sì, dicono che devo stare attento a te, che potresti buttarmi in piscina. Purtroppo c'è l'acqua, non otterrei il risultato che vorrei. Ma come purtroppo? Ma come purtroppo? Quindi ragazzi non c'è pericolo. Senti, appuntamento per te a domani sera con la tua trasmissione, no? Domani sì, domani, sì. Infatti ora ho incontrato alcune delle ragazze che avremo domani in puntata, però non vi sveliamo i nomi, dovrete seguirci con We Are Napoli, tante protagoniste di questo campionato di Serie A femminile. Quindi io vi mando un saluto, qui stanno andando un po' tutti via, per questo ci sono tutte queste voci, perché chiaramente per il COVID, ecco. Il direttore, ragazzi! Ecco appunto, ancora alcuni festeggiamenti che stanno però per finire, quindi io vi ringrazio, vi saluto. Tu, certo. Giuseppe, vuoi dire qualcosa? Sì, grazie anche a voi, un saluto allo studio, ai telespettatori e soprattutto che sia finalmente un'estate serena come quella che meritiamo. Perfetto, grazie Gargiulo, non basta, salutarci Mazzoleni in ogni caso comunque, va bene. Ciao Anna Maria, ciao Gargiulo e ci ritroveremo nel condominio con Gargiulo. Allora, prima di andare in pubblicità, poi così riapriremo dopo, volevo vedere con Sesao, abbiamo un video che abbiamo stralciato. E così ne approfittiamo anche della presenza di Fortuna per capire un po' come gioca, qual è il modulo, che tipo è questo con Sesao, che lo ricordiamo come calciatore del Parma, della Lazio, come dell'Inter, come giocherebbe con gli uomini che ha a disposizione. È kill su, secondo me, a parte qualcuno che andrà via, non ci aspettiamo niente, ma soprattutto ce lo ricordiamo per come ha giocato col Porto eliminando la Juventus. Chi porta dal Porto? Possiamo vedere un attimino cosa dice con Sesao, che la Madonna ci ha accompagnato. Insomma, c'è una squadra che reagisce molto veloce alla perda della palla. Si perde la palla, reagisce veloce, sono pressionanti, sono una squadra che non lascia l'avversario uscire in contropiedi. Questo è tutto importante, questo si lavora, per quello il merito di la difesa, l'organizzazione, la fase difensiva, non vuol dire che devi difendere dietro per non prendere gol, anzi è il contrario, deve cominciare davanti, e a me mi piace questo modo di giocare. Questo è con Fabio Cannavaro, uno dei famosi compagni di squadra a Parma. Sì, compagni di squadra a Parma, ma poi queste clip, no, che si trovano sulla rete, su Instagram, realizzate spesso da Fabio, da Vieri, sono diventate dei momenti di grandissimo, secondo me, approfondimento, riflessione, ma anche racconto sul calcio, veramente disintermediato, purtroppo, perché non ci siamo noi giornalisti, ma forse per questo sono più sereni e più sinceri. Ci sono cose meravigliose, se le guardi, e veramente anche qualcosa che i calciatori, da calciatori professionisti, non avevano. Bobo TV è straordinario. Ultimo esempio, Pep Guardiola con Bobo Vieri, con Adani e con Cassano, perché è chiaro che trovano una sintesi, un'empatia diversa, un'empatia, una capacità di comunicare differente. Certo. Si aprono senza veli, senza filtri, sentono di capirsi. Magari il giornalista risulta chiaramente una figura non dico estranea, ma appunto un filtro, no? Un qualcosa quello di... che dobbiamo fare. Però qui posso, squadra, Ciro, possiamo mi posso fermare un attimo, andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo. Sì, poi per capire che ha detto con Sesao rispetto a quello che lui ama fare. Sì, che qualcosa l'ha detta. L'ha detta, no? Pensavo fosse. Allora, vediamo. Qualcosa che ti interessa? No, quello che abbiamo ascoltato. Quello che abbiamo ascoltato. Qualcosa interessante l'ha detto sull'approccio che ha lui. Volevo commentare con calma, con più tempo. Un approccio molto ciolista.
molto simeoniano. Sì, lui è molto Simeone. Sì, è bello, sì. Eh? Se vuoi giocare il Porto, insomma. No, 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 ma poi mi piace il carattere. Io ho visto un caratterino a bordo campo, di quelli che piacciono molto a noi napoletani. Allora, un attimo di suggerimenti commerciali, non cambiate salotto, ci troviamo fra due minuti qui a Go Show. Eccoci rientrati in studio per un Finizio che va via, una Sarnelli che ritorna. Monica Sarnelli. Bentornata, no, spieghiamo perché, l'avete vista la settimana scorsa, Monica, abbiamo avuto dei problemi di scaletta la settimana scorsa, sui tempi, Monica avrebbe dovuto fare peraltro un suo cavallo di battaglia, che stasera ci hanno tagliato perché eravamo stati lunghi, così si dice in gergo, quindi la scaletta invece non era così perché c'era ancora tempo, abbiamo chiuso prima la trasmissione e ci è sembrato doveroso chiedere scusa, riparare, rinvitando Monica. Grazie. No, ma noi pensavamo veramente stasera di averti festeggiando un ritorno in Champions, hai capito? Anche perché avevamo costruito un finale, purtroppo. Ho sperato tanto, ho guardato quella partita. Ecco, parla. Che mi faceva dormire praticamente. Sì, eh? Ma che è qua? Lasciamo perdere. Abbiamo analizzato fin qui una parte della serata. Tu sei arrivato adesso, stavamo discutendo del prossimo probabile allenatore del Napoli, che dovrebbe essere il portoghese Conceição, ex giocatore. Quindi non è giocato Spalletti? No, no, Spalletta ha perso quota. No, Spalletta in questo momento sta purissimo. Guardate, che stanno aspettando tutto quanto un Napoli. Nessuno può venire, fanno tutto quanto difficile. Ma io aspetto. Però intanto Sarri pare che è rimasto male. Spalletti secondo me rimane male. De Zerbi a Itte con Pulevani, ma un pensiero ce l'aveva fatta. Ed italiano, correggi Modugno, pure ce l'hai fatto. Juric, sei giocata a carta ieri sera dopo quello che ha fatto Juric. Non penso. Allegri. Ma Allegri, però, io la sensazione aveva considerato quarta scelta, è vero? Come a Mattonella, no, seconda. Primo Real Madrid. Dopo il Real, seconda. Poi casomai va dopo quarti. Quarti? C'era un altro. Dopo squadra. Inter e Juve. Dai. Dopo Inter e Juve. Solo che il Real lo ha trattato. Inter. Il Napoli lo ha trattato. Inter e Juve. La Juve no. E l'Inter gli ha detto: se salta Conte, chiamo te. Questo è come che Real o Napoli. E t'ha trattato. Real e Napoli sono le due società che hanno davvero. Trattato l'allenatore discusso, Inter e Juve col classico vi faremo sapere. A proposito, vi faremo sapere, vogliamo tornare a Conceição. C'è un altro pezzo di che abbiamo, un altro frammento di intervista. Conceição pensiero. Vediamo Conceição che pensa. Sono come te, un cagatazzo, quindi lavoro. No, questo è importante, ma io mi rivedo in tutto quello che hai detto te. L'organizzazione è molto importante, avere sempre l'occhio su tutto, perché oggi, come sai, lavoriamo con tante persone, i staff medico per esempio sono più di 10 persone che lavorano tutti i giorni con noi, i preparatori fisici, quelli che stanno accanto, che sono bravi anche e altri campi che non il terreno di gioco, l'organizzazione di gioco, queste esigenze, questa intensità, questa voglia di permettere poco all'avversario per avere il controllo del gioco, anche se io il controllo mi piace quando abbiamo la palla, di guardare sempre la porta avversaria. Come diceva Capello, la palla da sola non va in porta nella fase difensiva, no? E come diceva Mister Lippi, l'importante è attaccare in avanti. Cioè. Esatto. Esatto, no, ma è così. Il calcio è semplice. Abbiamo bisogno veramente di persone che sono accanto a noi, massimi professionisti. Tu sei il leader. Deve anche conoscere e capire che sono importanti anche queste persone per la qualità di una grande società come il Porto, per esempio, e avere dopo la squadra il tuo carattere, la tua mentalità, la tua. Ma allora qua lui è partito malissimo, cioè? Perché ha fatto riferimento all'esigenza di avere intorno una grande società, un grande staff e poi la squadra.
E qua lui avrà la squadra, poi il resto se la deve andare a cercare. so se lo trova, tra l'altro. Dici tu, Saranno pastel de nada. Quei famosi uccelli... I famosi ipoglicemici. Uccelli senza zucchero. Peppe, allora, a profilo di questo possibile futuro neo allenatore del Napoli, ti piace con Cesao? Poi hai visto anche da calciatore. Insomma, è uno che comunque ha vinto dei titoli, quindi bisogna vedere, conosce pure l'Italia da calciatore e quindi i presupposti ci sono. È un grande lavoratore perché abbiamo visto la squadra del Porto, insomma, che gioco esprime, eppure l'aggressività che ha questa squadra. Quindi... però non rimma Pepe, ha paura di... Ma Pepe a me ha pigliato pure lui a Pepe. Senza Pepe. A proposito di leader che mancano, no? Allora, il Porto c'ha un signore che si chiama Pepe, che è leader carismatico, come L maiuscolo, no? Leader massimo. È straordinario. Però faremmo un errore paragonare qualora Sergio Conceição dovesse essere l'allenatore del Napoli, sottolineo il qualora, paragonare il Napoli al Porto. Parliamo di due dimensioni completamente differenti, perché peccheremmo, secondo me, di presunzione. È vero che il calcio italiano rispetto a quello portoghese è più evoluto, ma lì stai parlando di una grandissima società, con stadio di proprietà, con un settore giovanile tra i migliori in Europa, squadra che ha per filosofia la capacità di investire ma tanti soldi sui giovani, di crescerli e di venderli bene, squadra abituata a vincere, squadra che ha vinto la Champions League. Stiamo parlando di una che avrebbe, se avesse voluto, partecipato alla Superlega, ha declinato l'offerta, ma il Porto era tra quelle invitate alla Superlega, cioè... E stiamo parlando di uno stadio che mediamente fa 50-60 mila spettatori. Non è che dovesse arrivare con Cesao, arriva l'allenatore dalla provincia. Tu lo vedi a Castelvolturno quando arriva con Cesao? Io li ho visti tutti arrivare a Castelvolturno. No, però non so, Ancelotti secondo me ci è arrivato con uno spirito più laico. Questo non lo so con che spirito. Ancelotti aveva mandato in ricognizione tra l'altro, facciamo i condoglianze a Carlo, certo, che oggi è scomparsa la ex moglie. La ex moglie, ma Carlo aveva mandato in ricognizione il genero, che munito di telefonino aveva fatto il video di tutta la struttura, quindi Carlo è arrivato conoscendo già bene Castelvolturno, anche se devo dire la verità, anche qui, perché poi il romanzo sfocia nella leggenda. È vero che paragonare Castelvolturno ad altri grandi centri sportivi che abbiamo anche in Italia, insomma, diventa abbastanza imbarazzante. Però è anche vero che rispetto alla Castelvolturno di 15 anni fa, adesso parliamo di un altro centro. Cioè, è un centro funzionale, accogliente. No, ti dico funzionale. Funzionale lo è. È chiaro che è una società che fa la Champions legittimamente deve ambire, deve dotarsi di una struttura propria e di ben altro livello. Però non è che stai più nel sottoscala, nel garage dove ci stavi 15 anni fa. Ma tu lo conosci bene, ti dici Chiavi, Castelvolturno, tu conosci tutto. No, tra l'altro centro sportivo riqualificato... riqualificato negli ultimi 2 anni, ci ha speso 1,5 milioni di euro. Certo. Non stiamo parlando più... delle 3 stanze di qualche anno fa. Ma il Castelvolturno, scusami, non è che io faccio una valutazione del terreno, del prato, hai ricordato tu, prima ci si incontrava nel garage. Il sistema. È il concetto, no? Io ricordo sempre l'incontro con Rummenig, col Bayern che viene a Napoli e viene accolto nella suite dell'Hotel Vesuvio, per cui Rummenig entra e dice che dobbiamo fare in questa camera da letto. Noi qua ci incontriamo, perché ma una sede vostra? E dall'epoca è rimasto così. Allora, questa è la dimensione, tu hai fatto un riferimento calzante, cioè il Porto è una delle grandi realtà sportive d'Europa che ha in un palmarès straordinario un'organizzazione societaria tipica di una società di calcio. Io prima, facendo una battuta, ma non tanto, dico che il Napoli è una finanziaria, non è tanto una società di calcio, perché utilizza l'escamotage
del calcio per far circolare moneta attraverso, diciamo, delle operazioni che vengono fatte fuori e dentro al campo, ma non è dotata di una struttura tipica di una società di calcio, che è una sede, un centro sportivo, sì, no, una aggiungo, sede, tante cose che sembrano inutili e evanescenti soltanto a De Laurentiis. Aggiungo, e i colleghi chiaramente penso possano integrare e supportare quanto dico, noi abbiamo una cultura che è abbastanza napolicentrica, tendiamo a sovradimensionare quella che è la nostra realtà, anche nei confronti di Conceição, dovesse essere lui l'allenatore del Napoli, ho percepito un certo... Sai, si deve parlare di azzardo, scommessa, ma chi è, quelle perplessità. Il signore lì, negli ultimi 4 anni, ha fatto 2 volte primo e 2 volte secondo, ha fatto 2 volte i quarti di Champions. Cioè, parliamo di allenatori veri. Sì, sì. Qui non è che... E poi è un nome, fammi dire, è un nome vergine. No, ma non è dei soliti nomi che girano. Eccetto i signori qua, che rappresentano il totem della nostra storia, non è che in 90 anni... si sia lottato spesso per certi traguardi di altissimo livello. Qui bisogna anche non diciamo ridimensionarsi, ma dimensionarsi. Parliamo di una società solida, ambiziosa, con un progetto importante. Il Napoli. Ma siamo il Napoli. Appartiene alla seconda fascia del calcio italiano. Non siamo la prima fascia. È un dato statistico. La prima fascia, storicamente, è rappresentata da Juve, Inter e Milan. Quello è il Gotha. Per numero di tifosi, per numero di scudetti, per storia, per censo e potenza storica economica. Milano e Torino sono capitali economiche, Napoli no. Poi, Napoli è capitale culturale, poi, non certo economico. Poi ciclicamente... E quindi poi parti da questo dato e poi dopo fai le tue valutazioni. Ciclicamente c'è stata una volta il Napoli, una volta la Roma, calcio, siamo... una volta è venuta fuori la... Quindi stai dicendo che noi siamo storicamente periferia dell'impero. Questa è la realtà. E quindi se un allenatore lascia il Porto, che è 100 volte più importante del Napoli, per i numeri di titoli vinti, per storia, il Porto è conosciuto in tutto il mondo, Napoli è conosciuto in tutto il mondo, il Napoli calcio molto meno se non per Maradona, sono due cose diverse. Cioè il Napoli ha la fortuna di giocare a Napoli e quindi è conosciuto in quanto città di Napoli, famosa nel mondo, ma il Napoli calcio, l'almanacco, contempla 2 scudetti vinti col più grande calciatore del mondo. Apre e chiude la parte, quello no, è là. No, quindi poi... se avviene l'allenatore del Porto, è un allenatore da accogliere alzandosi in piedi, come tu hai detto, facendogli complimenti, perché secondo me è un ottimo allenatore, ha una visione del calcio importante, una sola postilla però. È vero che il Napoli non ha le qualità tattiche del Porto, il Porto non ha le qualità tecniche del Napoli, però credo che con Conceição in sede di mercato chiederà a De Laurentiis di scegliere giocatori che si avvicinino un po' più al suo calcio, un po' più muscolari e meno tecnici. No, perché c'è un po' di distanza tra le due cose. Sì. Io rispetto a questo credo che ci sia una distanza abbastanza importante tra il concetto di calcio di Conceição e quello di un Napoli che noi abbiamo ritenuto, almeno io l'ho definito, una squadra elegante, una squadra sicuramente non muscolare, una squadra sicuramente che non badava alla costruzione dal basso intesa come capacità di assorbire e poi ripartire, e quindi lo spazio è piuttosto è grande. A proposito di spazio, soprattutto chiudo, prima tu parlavi di Pepe, l'aspetto, il tratto caratteriale, il Porto che abbiamo visto eliminare la Juventus, non era forte quanto la Juventus. Però ha avuto la capacità di saper soffrire, certo. Cosa che questa squadra non sempre ha mostrato. E perciò. Quindi, ma nel calcio, ma anche nella vita, non vince sempre il più forte, vince sempre quello che crede più in se stesso. Certo. Allora, a proposito di spazi, fatemi andare dagli amici di AP, che gli spazi se ne intendono, e soprattutto come ridisegnare certi spazi, e vediamo Susi cosa ha da dirci. Sì, Gino, questa sera mi rivolgo direttamente ai nostri amici da casa e voglio dire, se dovete avviare un'azienda o semplicemente ristrutturarla, noi di AP possiamo fornirvi tutto quello di cui avete bisogno, dalla progettazione dei vostri uffici, dall'allestimento, all'arredamento con sedie, monitor, PC e quant'altro. Il tutto con un piccolo canone di noleggio. E il bello è che in questo piccolo canone è compresa l'assistenza gratuita e in 24 ore. Per informarvi maggiormente o semplicemente per fissare un appuntamento, contattateci su apsrl.it. Vi aspettiamo. Gino, vuoi concludere tu?
AP? Sì, Your Business, Our Mission, gli amici di AP, questo ormai è una chiave di lettura, non possiamo dimenticarle. Salutiamo Alessandro Pervito che è stato con noi, AP vuol dire Alessandro Pervito che è stato con noi per tutta la stagione e ci auguriamo di ritrovarlo anche nella prossima, come ci auguriamo sempre di trovare artisti del calibro di Monica, che ho detto prima, stasera ti ritorna. Allora, grazie, Monica. Grazie, Gino, grazie. Ecco, lo so che per cantare bisogna alzarsi, anche perché i magia 75 minuti, perché stasera la trasmissione non finisce mai. Sì. Oltretutto non ci pagano lo straordinario, no, noi lo facciamo sempre perché a noi piace fare quello che facciamo e che forse bravo, sappiamo fare. Bravo. Sei d'accordo? Mica tu quando stai sul palco no, guardi fai il contratto due ore e stai no, due ore. Non, non, penso, non mi metto da sabato, questo no. È proprio così. Proprio non guardiamo l'orologio. Tu hai mai guardato l'orologio in no, scena? Mai, mai, mai. Casomai chi sta al posto di lavoro dietro uno sportello dice meno male, fra 5 minuti me ne vado. Noi in scena non l'abbiamo mai fatto. Che siamo fortunati perché facciamo un lavoro e chiaramente non è un lavoro. E certo, non è un lavoro. Come diceva Confucio, fai il lavoro che ti piace nella vita così non hai mai lavorato neanche un giorno. Esatto. È il caso nostro. Allora, abbiamo Monica Sardelli al Go Show, meno male, bravi, meno male, sai, questo è, come dire, l'abbrivio ci avvicina di più all'estate, alle aperture estive dei teatri, delle location dove si potrà fare spettacolo. A questo proposito voglio subito sottolineare l'impegno, la genialità di alcuni imprenditori napoletani che stanno dando vita a questo progetto vomerese, la Gola Scarlatti, dove appunto quest'estate, dal mese di giugno fino al mese di settembre, si terranno concerti, si terranno spettacoli teatrali, spettacoli di moda, possiamo far vedere appunto le immagini. Si tratta appunto di alcuni imprenditori come Franco Branco, Luigi Molfetta, Peppe Minopoli, Michele Solibano, che appunto hanno aperto questo spazio, la Gola Scarlatti, che prevede 460 posti a sedere. Quest'estate appunto, dai mesi da luglio, agosto e settembre, appunto prevederà vari artisti di teatro, di cinema, di musica. Faccio alcuni nomi, uno l'avete visto adesso che è passato, certo, poi vedete Rivieccio. Un certo Rivieccio, poi c'è Massimiliano Gallo, Rosalia Porcaro, Paolo Cagliazzo, ci sarà Tosca, ci sarà Alma Partenopea, John Patitucci, Paolo Fresu, Carima, Walter Ricci e tanti altri. Quindi voglio dire, uno spazio aperto da luglio a settembre per finalmente, chi resta in città finalmente, perché la pandemia ci aveva privato anche di questo. Ecco, vedete, nel frattempo passano il calendario, il programma della stagione, e quindi Vomero, che notoriamente, come dire, è carente, latita di spazi, per fortuna grazie a questi imprenditori, sei d'accordo Ciro, trova uno spazio adatto e soprattutto, come dire, permette di trascorrere delle belle serate a chi resta in città. Ma e chi poi resta faccio i complimenti perché il cartellone è di qualità, insomma, gli artisti che hai citato napoletani sono bravissimi. Paolo Fresu in eccellenza nel suo settore, la voce di Karima che ritengo la Don Warwick italiana eccellente, quindi veramente complimenti. Complimenti, bene, siamo contenti perché quando il teatro si riapre vuol dire che stiamo tornando alla normalità. Il teatro è vita e chi ama il teatro ama la vita, io lo dico sempre. Quindi Monica, tu non devi andare perché abbiamo ancora un altro blocco, sì, ma sì. Ma non tanto, Rai News 24. Teleton. Ogni... A chi ora finisce sta voglio dire, perché a parte che mi giuro garage, ma la pasta e patate poi scuoce, mia moglie mi ha fatto una pasta e a me annanza. Vabbè, andiamo avanti, abbiamo ancora un blocco, no. No, no, ce l'abbiamo, dobbiamo ciao, salutare. Avete cambiato idea, maggiore su. Ah, sono 23:15. Che siamo andati un po' lunghi siamo su. Siamo stati 15, un po' lunghi su Consiesau. Abbiamo giocato. Abbiamo la riga. Siamo un poco scordati. Allora, Monica farà il finale. Monica, tu lo so, avevi preparato l'inno del Napoli. Vabbè, vale sempre. Perché, l'avevo comunque alla fine siamo in Europa League. Napoli vale sempre. Vabbè, certo, non è che proprio siamo appunto, da buttare. Vabbè, insomma, è certo, non è proprio siamo, da buttare. Siamo così tristi. Dicimmi che non dovremo prendere impegni il giovedì, ti pare, Peppe? Perché era meglio no, non prendere impegni il martedì e il mercoledì, ma il giovedì ma sta a casa. Ma questo è poco ma sicuro. Allora, io ho una serie di ringraziamenti da fare perché questa è l'ultima puntata di questa stagione, una stagione che ci ha dato tante soddisfazioni, soprattutto il conforto del pubblico che ci ha seguito con grande attenzione, con grande fedeltà. Abbiamo cercato di fare una trasmissione diversa, un prodotto differente da quello solito e da quello degli altri. Non so se ci siamo riusciti ai posteri, l'ardua sentenza. Fatemi fare un ringraziamento particolare a Francesco Modugno che è stata la new entry di questa squadra. Grazie. E devo dire, lasciami. Ha impreziosito il nostro parterre. No, posso mettermi vicino a te, visto che all'inizio sì, mi hai
Mi hai incastrato qua. Vieni. No, lasciami soltanto salutare tutti voi, ringraziarvi soprattutto, è stato un piacere mio ringraziare la produzione, Riccardo, Emilio Villano, tutti quanti voi, sono stato benissimo, è stato veramente un piacere enorme poter trascorrere un anno insieme a voi, un anno bellissimo. Grazie Francesco, grazie. Veramente grazie, perché grazie sei una bella persona e poi sei un giornalista con la G maiuscola. No, poi è arrivato da Castelvolturno sempre, sì, con, sempre con la G maiuscola. Ti piace un giornalista con la G maiuscola? Assolutamente. Perché una volta uno in gruppo universo scrivetto, quello è un cantante con la A maiuscola. No, ti racconto questa veloce. Spesso con Rafa, con Benitez, stavo lì da solo come sempre a Castelvolturno, Rafa tutti i giorni mi diceva sempre: sei il miglior giornalista qui presente. Sì. Ed ero lui. Sì. E Benitez straordinario. Sì. Allora, Alessandro è arrivato, De Mattia. Perdonatemi, sì. Ti sei posizionata. Io ci tenevo a ringraziare tutti, è stato un anno particolarmente difficile, pesante, nella speranza che possa essere un anno decisamente migliore per tutti. Inviterei a scendere Tony Florio, che è il co-padrone di casa. Certo, Tony Florio, Gigi Channel. Un saluto finale, sarebbe una bella cosa. Sì, mentre arriva Tony Florio, scende, sta al quarto piano. Sì, normalmente è molto impegnato, quindi dobbiamo capire se ce la fa. Ecco, Vando Osiris, eccolo che arriva e lo ringraziamo per l'ospitalità. Tony Florio. Guarda, lui che è il proprietario non ha il microfono, quindi è una cosa... Proprietario senza microfono. Proprietario dei microfoni non ha. Allora, intanto grazie a voi, perché è stato un percorso meraviglioso, con professionisti come Gino, Rivieccio, è facile lavorare, ma non solo, Modugno, tutti gli altri, il capitano, il nostro palefiero, Fortuna Autiero, Anna Maria Baccaro, Ciro Venerato, che è il top del top come giornalisti, quindi per me è stato un onore, nonché un piacere, insomma, condividere questo percorso meraviglioso di Gol Show. E poi Pierpaolo Petino, lo stile di Pierpaolo Petino è inconfondibile. Stile libero. Bravo. Posso fare un saluto particolare a una persona che spesso e volentieri non ti saluta mai? A casa tua. Sì, aspetta che ti acconci la giacca. Io voglio salutare Cialaga, perché Cialaga. E vorrei che Cialaga venisse qui. Vieni qua, Cialaga. Perché solitamente si tende a salutare sempre il primo della classe, non perché Cialaga sia l'ultimo della classe, anzi per me è il primo della classe di Gol Show. Il presidente. Il presidente. Grazie, grazie Tony. A tutti. Grazie. Vabbè, il microfono può andare. A dimostrazione, io di Cialaga sono anche l'autista, lo compagno. Servizio completo. Servizio completo. Grazie Tony. Va bene. Allora Pierpaolo. Sì. Facciamo una chiosa, insomma, siamo in chiusura, poi ci rivedremo a settembre. Noi in Champions ci siamo andati, dai. Noi in Champions ci siamo andati. Lo possiamo dire. Sei d'accordo. E soprattutto senza partite strane, diciamo così. È stato anche un campionato duro, ce la siamo giocata in maniera importante, tu anche in maniera un po' più complicata all'inizio, sì. Ne sei uscita alla grande, siamo felicissimi per ti questo. Ti ringrazio perché in quel periodo, insomma, io ti guardavo dal letto di una camera. Dalla stanza a fianco. Dalla stanza però a fianco. Mi hai dato il doppio nelle chiavi e te ne sono grato, grazie. Ma è stato solo perché eri temporaneamente, diciamo, impossibilità. Però io dico che in Champions ci siamo andati e dobbiamo puntare però a crescere ancora di più. Credo che lo possiamo fare perché questo è un ambiente, un salotto, un parterre sano. È una produzione sana, è un ambiente sano che ha sempre avuto come stella polare l'onestà intellettuale. Certo. Abbiamo raccontato quello che vedevamo e quello che pensavamo fosse giusto raccontare, non ci siamo fatti condizionare da niente e da nessuno. Sicuramente noi non abbiamo bisogno di cedere nessuno di questa squadra. No. Ecco, perché non dobbiamo fare plusvalenze, non dobbiamo... Il mister non lo cambiamo. Con Fortuna Autiero, grazie Fortuna per essere stata con noi. Voi è stata un'esperienza lavorativa davvero bella, importante, mi sono sentita in famiglia, a casa e devo dire che non sempre è così. Voglio ringraziare Emilio Villano, voglio ringraziare Riccardo, voglio ringraziare Gino e tutti voi, insomma, che mi avete voluta per questa stagione televisiva e consentitemi un saluto veloce. A breve riapriranno anche le attività, si rifaranno le manifestazioni importanti. Io sono la madrina dei supereroi in corsia e volevo mandare un abbraccio speciale a loro e all'associazione dei bambini simpatici e speciali. Grazie per tutto. Grazie a te Fortuna. Ciro,
che ti sei sobbarcato viaggi settimanali, devo dire, perché sai, Ciro non è che abita qui, dice sta a casa Vadura, io non ci metto niente, Ciro, sta a casa, viene quando, a pescare. Ogni Ciro quando arriva, arriva da pescare. Quando arriva alla corriera l'autista diciamo, l'aspetta e dice... Ecco, signor venerato, allora Guscio, mi raccomando, fa il tifo anche. No, è stata l'autista. Come sempre una nata splendida. Io qui gioco in casa perché con Emilio Villano c'è un rapporto che va oltre il Go Show, che va oltre tutto, insomma, siamo amici. Non svegliamo certi rapporti. Quindi, dai. Ovviamente, questo vale anche per Riccardo, che ho avuto modo di conoscere dopo Emilio. E sono due persone splendide che ti danno la possibilità di esprimerti, di lavorare e soprattutto in questo salotto possiamo dire sempre ciò che pensiamo e permetterci il lusso anche di essere politicamente scorretti. E questo in un paese del genere e in un momento come questo è un lusso non da poco. Buonasera. Grazie, grazie a Ciro. Tra tanti testate, lui è il nostro Washington Post, possiamo dirlo, perché tra la Gazzetta, i Corrieri, nella rassegna napoletana e poi, ragazzi, dolce si fudi il capitano. Peppe Bruscolotti, un altro anno con noi, grazie capitano. Grazie, grazie a voi. Grazie davvero. Mi trovo qui con tanti amici e ottime persone. Innanzitutto il rispetto, la cordialità e nello stesso tempo la battuta semplice e gioiosa come sai fare tu. Perché poi tu sei maestro di questo, dove nel calcio è molto importante non parlare solo dei problemi delle squadre, ma la battuta pronta per alleggerire un po' tante situazioni è molto importante la tua figura. Grazie. Come la figura dei nostri sostenitori, come Emilio, che comunque... Ci stavo arrivando, persona, la produzione, Emilio Villano, Riccardo Grieco, Pachi Arienzo. Un abbraccio... a tutti quanti quelli che hanno partecipato e chi ha dato una mano anche per fare questa trasmissione. Grazie a tutti. Grazie, grazie Peppe, grazie capitano. La band che insomma fra poco si congeda da noi con Monica Sarnelli, il maestro Peppe Ierbolino, Francesco De Laurentiis, Roberto Piezzo, Enzo Cascella. Grazie. Susi, che abbiamo salutato prima per AP, grazie Susi e complimenti. Cialaga, ma insomma fa parte della famiglia. Il preside. Cialaga, il preside, l'abbiamo detto prima. Spero non dimenticare nessuno. Fatemi innanzitutto salutare i tecnici. Abbiamo prima salutato il padrone di casa, il vero padrone di casa, Toni Florio, ma voglio salutare Mario Albano alla regia, Carmine Giordano, Antonio Natrella e in studio alla camera Raffaele Guarino, Salvatore Colmaier, Luca Sgambati e Nino Balsamo. Grazie. È stata un'esperienza sicuramente faticosa, perché poi sì, settimanalmente reinventarsi, stare sul pezzo, come si dice in gergo. Io voglio, come dire, congedarmi con una frase del giudice Livatino. Rosario Livatino diceva: quando saremo chiamati da Dio non sarà importante, non ci verrà chiesto quanto siamo stati credenti, ma quanto siamo stati credibili. Io mi auguro che noi lo siamo stati. Grazie a tutti. Monica Sarnelli.